Ci arriviamo consapevoli che domani sarà una partita difficile da affrontare per, per tantissimi motivi. Bifulco no, no, no. in piedi, di questo Bifulco, uno contro due, Bifulco, Bifulco. Fabro, fabro, fabro! Che è successo? L'arbitro ha chiamato Già. Ma adesso è un momento cui dobbiamo essere tutti uniti, tutti compatti, creare un blocco unico e uscire da questo momento, come abbiamo detto. E ci sta, perché giocavamo in casa, vogliamo la vittoria come la volevamo tanto anche noi, la vogliamo tanto. Ancora non va per l'Avellino al la Partegno Lombardi, solo 0 0 contro il Taranto di Ezzelino Capuano che imbriglia i lupi di mister Michele Pazienza. Il Partegno Lombardi non è più un fortino, ne parleremo stasera nel corso di Contatto Sport. Buonasera e ben ritrovati. L'ultima puntata praticamente del, del 2023 di Contatto Sport con l'Avellino che si appresta ad affrontare il Crotone in quella che sarà l'ultima partita del girone di andate appunto dell'anno solare. E allora, Parterre che abbiamo già annunciato questa mattina come sempre sui nostri canali social cominciamo subito a dare il benvenuto nei nostri studi a Lores Varela che chiameremo Nacho buonasera. ciao buonasera buonasera grazie per l'invito buonasera bentornato ai nostri studi a Enzo Pecorelli ciao Enzo grazie grazie buonasera grazie buonasera Antonio Tedeschi ciao Antonio ciao Pellegrino e buonasera a tutti e buonasera tifosissimo Vincenzo Zullo che torna nei nostri studi eh, cioè, Buonasera buona Pellegrino, grazie per l'invito dopo la presenza dell'anno scorso e allora questo è il nostro parterre chiaramente parleremo dello 0-0 contro il Taranto, ci proietteremo verso Crotone-Avellino tanti i temi quattro partite che si giocano stasera in contemporanea, vedremo come si muoverà la classifica ormai al giro di Boa, vi ricordo anche il contest di Contatto Sport, il nostro Contatto Sport Awards vota il migliore in campo di Taranto. Di Avellino, Taranto, che chiaramente quando non si vince non è mai semplice scegliere il migliore in campo. però qualcuno sicuramente si sarà distinto. Paterno, Cione, Cricciardi e Armellino sono i quattro che abbiamo scelto. Votate sulla nostra community, sulla pagina YouTube di Prima TV. Fateci sapere, poi chiaramente la regia ci aggiornerà sulle percentuali. Vi diciamo che eh, Simone Ghidotti e Lorenzo Sgarbi. Sono a pari merito in classifica con tre vittorie a testa, quindi vedremo chi, chi la spunterà alla fine della stagione. Ma è tempo di tuffarci in questa puntata di contatto sport. Cominciamo subito con il titolo della prima parte che arriva. Ancora no, Avellino dov'è la legge del partenio? Con un bel punto interrogativo finale e insomma l'Avellino non riesce più a vincere in casa parliamo chiaramente del campionato ma restiamo su Avellino Taranto 0-0 e cominciamo proprio da Nacho Varela Nacho chiaramente non eri in, in campo per il tuo problema fisico poi eh, parleremo insomma, di, di come stai però... L'Avelino ha fatto fatica anche contro il, il Taranto, che partita è stata secondo te? Sì, eh, come dici te è stata una, una partita molto dura, eh, una squadra che sapeva che veniva a mettersi dietro e eh, noi stiamo facendo fatica in casa a sbloccare le partite che poi più vanno avanti più, più è difficile per noi perché quello che parlavamo prima... C'è tanta frenesia, anche eh, quando dobbiamo prendere le decisioni c'è tanta fretta, eh, vogliamo fare gol, giocare, magari giochiamo al ritmo dei tifosi, eh, come ti dico, a volte sbagliamo delle scelte che, che penso che siano per un problema di, di non essere così tranquilli per, per cercare di fare gol. Eh, perché, sotto il punto di vista della corsa della grinta, penso che l'avelino c'è, ma come dici, te, manca un po' di lucidità all'ora degli ultimi metri per prendere le decisioni. Infatti, Mister Pazienza ha detto proprio quello nel, nel post gara, soddisfatto della prestazione, chiaramente non del risultato. Enzo Pecorelli, eh, Ezio Lino Capona lo conosciamo: aveva preparato quella tipologia di partita, gli è riuscita alla grande. Purtroppo è stato Lavellino che non è riuscito a trovare delle alternative per, per pungere in attacco. Lo conosciamo, lo conosciamo bene Silino Capuano, ma eh, ieri, francamente, mi ha anche un po' meravigliato e un po' stupito, poi gli spiegherò perché. Perché ieri è stata una partita brutta antipatica, noiosa, eh, francamente soporifera. Sempre insomma, la, la stessa cosa, giro di palla in difesa assolutamente. E il problema lo vede anche un bambino: è sempre quello: è un centrocampo che inesistente, latente, perché io a un certo punto mi sembrava evidente, dico nessun centrocampista scende verso questo giro di palla, prende palla, gira le spalle, alza la testa, fa qualche cosa. Il problema è proprio quello, non c'è Varella, ma non lo dico perché qui voi mi conoscete, io sono molto franco nelle mie esternazioni, dove manca quel pizzico di, 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 di estemporaneità che lui comunque garantisce anche se si è modificato nel ruolo, però comunque le qualità. Ma poi per il resto è un centrocampo a bulico. Perché mi ha meravigliato molto eh, il Cilino Capuano? Il Cilino Capuano l'avrà studiata senz'altro, evidentemente, forse il Taranto non era in condizioni, bastava alzare un po' più ritmi a centrocampo e l'avrebbe vinta tranquillamente, così come ha fatto il Latina, così come ha fatto il Giuliano, così come stava facendo il Francavilla. E mi sono meravigliato pensando che il secondo tempo avrebbe aumentato i giri. Non l'ha fatto perché, evidentemente, non erano in condizioni. Ma il pareggio se l'è preso tranquillamente senza penare più di tanto. Antonio, ci aspettavamo questo Taranto, se lo aspettava anche mister Michele Pazienza. Chiaramente, manca, come dice Enzo, ma l'abbiamo ribadito anche noi ieri in diretta no? con Michelangelo e Giuseppe Peluso è mancato quel pizzico di qualità su, dalla tre quarti in poi estro fantasia chiaramente non c'è Nacho Varela non c'è Lorenzo Sgarbi non c'è ancora Raffaele Russo che praticamente sono quei tre che possono dare proprio quello però insomma sullo 0 a 0 ti ha deluso un po' Lavellino ieri ma sicuramente sì perché ti aspettavi comunque un successo dopo quello che è successo nel derby a Benevento è chiaro che come ha detto lo stesso mister ti manca Varela ti manca Sgarbi ti manca Russo ti manca la fantasia lì però purtroppo il Taranto lo ha bene, soprattutto un Capuano che si è presentato qui col 3-5-2, visto che nelle ultime uscite ha giocato 4-3, 3-4-3, ha rinunciato a Bifulco, ha lanciato nella mischia un 3-5-2 con Canute, che in quel ruolo forse l'abbiamo visto qua da linea poche volte giocare. È chiaro che comunque il Taranto è venuto qui a fare le barricate, eh, Capuano sempre colorito nelle dichiarazioni, forse qualche cosa se l'è pure inventata, visto che un salvataggio sulla linea l'ha visto forse chissà dove, forse era per noi. Però è chiaro che Capuano porta a casa un risultato importante, soprattutto che dà continuità, visto che comunque il Taranto, al di là di quello che si dice, è una squadra che ha speso poco, però lì davanti ti trovi Cianci, ti trovi Cante, Calvano che è un giocatore che fa la differenza in Serie C, e ben venga un risultato positivo per lui, per noi forse un pochino meno, perché questa vittoria manca da un bel po'. Eh sì, eh, lo dico simpaticamente. Ieri in mixed zone mi sembrava di aver assistito a un'altra partita rispetto alle dichiarazioni del mister. Ma ormai lo conosciamo, quindi sì. la prendiamo per, per quello è che è. è. Poi torniamo anche sull'episodio, quello, quello alla fine, perché forse abbiamo, abbiamo capito cosa, cosa ha fischiato l'arbitro. Vado da Vincenzo Zullo, chiaramente non la non mi... No, poi dopo lo scopriamo insieme. Ah, sì. dopo lo scopriamo insieme. Eh, Vincenzo, la, sì. la visione del tifoso bianco-verde chiaramente abbiamo visto abbiamo, visto, abbiamo sentito i fischi no, alla, al termine ma anche l'incoraggiamento un 50-50 parleremo del trend casalingo però diciamo che forse non è proprio questo il pareggio che delude di più i tifosi dell'Avelino perché sai col Taranto uno, quasi uno scontro diretto con Capuano sono forse le altre partite che vabbè vedendo la classifica sicuramente a confronto dei pareggi col Francavilla che magari là ci sta molto più da recriminare, o con la Turris peggio ancora. Questo qua sulla carta potrebbe essere quello più diciamo abbordabile. Però comunque resta il fatto che se tu vuoi fare questa rincorsa sulla US Stabia, diciamo che tutti gli avversari con cui giochi non ci deve essere differenza. Cioè tu non devi pensare che arriva il Taranto che è quarto, faccio un esempio, oppure arriva il Francavilla che è ultimo, dovresti giocare. Sempre allo stesso modo, diciamo col piglio di Benevento, perché comunque col Benevento il primo tempo l'hai giocato con molta personalità a cospetto di una squadra costruita come noi per vincere il campionato, poi diciamo il secondo tempo da rivedere ma ci sta, comunque il Benevento ti ha schierato quattro attaccanti a un certo punto, un po' di pressione l'hai subito. Per quanto riguarda ieri diciamo in curva c'è stato uh, chi partiva con i fischi veniva richiamato a dire non fischiamo, non fischiamo quindi da un lato il pubblico avellinese sta maturando cioè a livello di tifo Dall'altra parte poi leggo i commenti social e là mi cadono un po' le braccia sento Radio.nuovo e mi cadono un po' le braccia perché per esempio si osannava a Patierno settimana scorsa e già adesso è diventato un po' un brocco diciamo così quindi il calcio è anche questo cioè il tifoso fa anche questo io sono un tipo che non si scompone subito, tendo a dare il giudizio più in là. Spero di darlo bene quest'anno, visto che negli ultimi anni sono stati un po' così. Anche perché Nacio no, è tutto ancora apertissimo, lo possiamo dire. No? Quando Vincenzo dice che i tifosi dicevano non fischiate, è giusto stare vicino alla squadra perché nulla è perso, c'è il mercato, insomma ci sono 19 partite, eh, voglio dire, bisogna crederci. Sì, sì, sicuramente anche noi sentiamo i fischi, ma... Piazza importante porta questo, grande responsabilità. Essere consapevoli quando non si fa bene e niente. Però possiamo dire che è un Avellino che si è calato molto, una squadra che si è calata molto nella categoria, no? Perché ci sono tanti calciatori esperti dall'arrivo di Pazienza, avete capito a differenza forse delle prime partite che bisogna metterci determinazione, grinta, poi chiaro che, non, che manca Varela, manca Sgarbi, manca la qualità, però almeno dal punto di vista dell'impegno possiamo dire che la squadra eh, sta rispondendo presente. Sì, sicuramente, quello è un po' più quello che ci chiede il mister sempre, no? di avere la umiltà. E la grinta e la corsa non può mancare, perché se no già vedi le altre che corrono più di te e ti pareggiano le partite, e quindi quello non può mancare. La differenza, come, come dite voi, e la qualità che, che, che ci sta mancando lì eh, per prendere magari qualche decisione. Grinta e Umiltà posso dire che Nacho è uno degli esempi, non perché è qui, ma è uno di quelli che corre veramente tanto, modificando anche un po' il suo ruolo. Eh, Enzo, volevi dire qualcosa? Volevi no, dico, eh, sono d'accordo <ride> con quello che dice Varela, ma... Fino a un certo punto, così anche con te, eh, grinta e determinazione si sono calati mica tanto, francamente. Perché io notavo, facevo notare che era accanto a me, il solito Avellino a bulico. A un certo punto, vedi che chiunque ha il pallone tra i piedi si ferma, alza la testa e non sa cosa fare. Eh, il calcio moderno, ma almeno da una ventina d'anni, si gioca anche senza palla. Il fatto di portarti via gli avversari, il fatto di, di, di farsi dettare un triangolo, una sovrapposizione, cosa che in realtà è abbastanza ferma. Sto problema che è bruttissimo di questa tenuta atletica che non mi pare assolutamente straordinaria, è, è, la paghi. Poi smetti il fatto di mancare quel pizzico di qualità che è necessario, perché poi sopperisci quando non hai grossa corsa, con una gran qualità, come si diceva una volta ai miei tempi, fai viaggiare la palla, quando non riesci a correre tu, fai correre la palla nel momento in cui manca quello e quello il risultato è abbastanza evidente poi quello di Benevento è tutta una partita a sé stante perché lì si caricava da sola era un derby, non si vinceva si è stati anche molto fortunati e bisogna anche dire la verità insomma, bravi sicuramente perché la fortuna te la vai a cercare e, insomma, una tipologia di partita giustamente diversa anche di... se non fai la partita qui, la vinci sei, ma qui bravo devi fare la partita esatto. ad esempio a Crotone paradossalmente è più semplice che non in casa con il Taranto perché tu a Crotone non devi impostare, non sappiamo impostare, non impostiamo, perché non corriamo e non abbiamo una tecnica tale e non abbiamo anche quella grinta straordinaria dove io ti faccio dei falli affinché tu non vai, non si passa, non passa lo straniero, la linea non esiste assolutamente, per cui tu aspetti che attacchi il Crotone e in qualche maniera tu vai di, 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 di rimessa, per cui paradossalmente è un po' più facile, ma noi una mossa bisogna darsela a livello fisico e a livello anche insomma di... di, di Tattico, ecco il termine esatto. Voglio lanciare una provocazione ad Antonio Tedeschi. Si è parlato tanto tra i tifosi di un eventuale inserimento di Marconi della terza punta, una mossa che Mister Pazienza non fa quasi mai. Chiaro mette sgarbi quinto, gioca con i due attaccanti. Però parliamo di tridente pesante quando devi fare la partita, magari negli ultimi 15 minuti devi vincerla. Perché col Taranto, voglio dire, mio parere personale, lo 0 a 0 o lo 0-1 al tifoso penso, Vincenzo no, cambia poco ieri, è, è quasi una mezza sconfitta no, per ah, l'avendo sì. questo pareggio in casa eh, la lettura secondo te del, del mister sulle, sulle sostituzioni, avessi fatto qualcosa di diverso? ma probabilmente bisognava lanciare nella mischia Marconi prima, cioè fondamentalmente forse è entrato troppo tardi eh, non ho capito la sostituzione di Falbo perché Falbo senza nulla togliere al ragazzo non è che mi è piaciuto chissà quanto, mi cioè, bulico dopo la prova offerta in, in Coppa Italia eh, qualcosa non va non nelle... Sì, però in quel caso... Anche se stava giocando bene, uno di quelli... Si è giocato molto poco. poco a sinistra, eh, molto di più a destra. Però era presente Tito, sì, è Sì, uno sì. Di sì, sì che... quello sì, però comunque Tito ha bisogno di eh, avere la giusta condizione dopo un lungo infortunio, è chiaro che eh, guardando la panchina ti trovi l'unico in quel ruolo. Però è chiaro che qualcosa dovevi pure sistemare. Pezzella, non capisco perché non è entrato. Anche perché è un giocatore che, comunque, nelle ultime partite ha fatto bene. Non ti voglio interrompere. Ha detto una cosa straordinaria. non me la dimentico, tu devi far conto anche con la mia età. Io credo che Pezzella sia tra quei centrocampisti che abbia più condizioni e caratteristiche migliori. E non lo vede mai, nella maniera più assoluta. Questo ragazzo, è vero che in coppa non ha giocato granché, però è un ragazzo che, secondo me, ha delle qualità buonissime. Quello che invece come Falvo è anche Sannipoli che non dà quello che dovrebbe dare. Scusami vai Antonio. No, diciamo che Pezzella ha quella giusta cazzimma che forse là in mezzo ti mancava mm. proprio ieri, visto che comunque Palmiero non era in condizione, perché è stato pure beccato, è brutto anche da dire questo, però forse nelle sostituzioni è chiaro che comunque devi fare i conti anche con gli affaticamenti, la stanchezza comunque dei, di quello che è stato in coppa, però qualche sostituzione forse andava fatta prima, anche perché Capuano si è giocato le sue chance, i suoi slot. Durante la gara, guarda il Bifulco, guarda i giocatori che sono entrati, e purtroppo si è imbrigliato in tutto e per tutto. Vincenzo, dalla curva, un metti Marconi, lo avete, Vabbè, lo avete lanciato. A no? un certo punto io ho notato, perché dopo un occhio al campo e uno sulla panchina per sperare che arrivasse la scossa, dalla panchina. notavo un Marconi molto stizzito, come se vole... Cioè, lui voleva entrare prima perché io a un certo punto ho notato proprio l'espressione parlava, non so, col preparatore lì a bordo campo come per dire ma il mister quando mi fa entrare cioè, lo, lo vedevo molto, cioè da lui era pronto lo, fisicamente però non so perché poi il mister l'ha schierato veramente eh, sul, sul photo finish e quindi il tempo che uno entra si ambienta e finirà la partita a quel punto là però quello che volevo dire per quanto riguarda ieri e altre partite, io noto che a volte mastichiamo dei palloni anche in area di rigore, cioè come se il pallone scottasse, nessuno se la sente di finalizzare per esempio qualche azione riuscita. Io ho notato che la palla continuava a girare anche in area di rigore, oppure quel secondo di ritardo ti ha portato a, a finire l'azione senza un tiro. Questa è una cosa che noto da diverse partite, cioè arriva quella palla in area di rigore, pronta per gli attaccanti o il centrocamista, noto che si continua a fare un passo indietro, il dribbling oppure scaricare sull'altro cioè, compagno, quindi questo non so perché sta succedendo. Cioè, la oltre la alla... Sì, però dico la palla a quel punto è in area, è arrivata, perché sì. non viene calciata in verso la porta? Cioè palle proprio in area di rigore, ieri ce ne sono state alcune, ma anche le partite con la Turris. Abbiamo avuto diverse opportunità in area di rigore, ma veniva sempre fatto il giro palla anche in area di rigore. Quindi, questa è una cosa che magari mh, non so, se il mister chiede questo giro palla anche in area di rigore oppure. Sono i giocatori in quel momento, non se la sentono di calciare. Ma guarda, gli allenatori bravi mi potete confermare, molto spesso dicono che poi è il giocatore che va in campo. Al di là di sì, preparare vabbè, la partita, negli ultimi 20 metri, diciamo è il giocatore che decide la partita e decide la, la giocata. Quindi. Faccio riferimento a Max Allegri, che non sarà simpaticissimo a molti, però tante volte è andato sullo specifico, sul, sul singolo. Voglio strappare anche un sorriso a, a Nacio, perché insomma, visto che è assente in questo periodo, immagino che stia soffrendo e fremendo per, per rientrare presto in campo. Tutte queste considerazioni vanno a sottolineare che si è sentita la tua mancanza, no, no? perché sei uno di quelli che ha delle caratteristiche diverse. No, io un po' quello che diceva lui: a me piace attaccare lo spazio anche quando non ho la pala, che penso che quello libera anche gli spazi per altri compagni. Eh, io sicuramente non sono una mezzala normale, eh, quindi faccio un po' cose atipiche. Cerco di mettere le mie caratteristiche lì a centrocampo. Quindi, io, mi piace. Mettere corsa o attaccare lo spazio, o prendere le e puntare, ma sì, eh, sicuramente non sono quel centrocampista naturale. E questo ecco, possiamo dire che. Un po' le condizioni, un po' il, il fato, mettiamola così: l'avellino si è ritrovato con un centrocampo, come si suol dire in questi casi, monopasso. Diciamo che non c'era nessuno che potesse cambiare quel passo perché i tifosi, anche dalle tribune, noi li ascoltavamo ieri dalla tribuna stampa, chiedevano acceleriamo, cambiamo, eh. alziamo i ritmi. Però era in quel momento l'Avellino, secondo me, a centrocampo nulla togliere, voglio dire, ai calciatori. Però quei calciatori lì non avevano quella tipologia di giocata. Troppo lenti, sì. senza fantasia, te lo dicevo prima. Pallone tra i piedi, si fermavano e non sapevano che fare. Ma se tu non hai corsa, perché devi avere corsa al centrocampo, ci devi mettere fantasia, ma non c'è manco quella. Quando sento tanta gente, colleghi, tifosi, la terza punta. Ma la terza punta, tu la vai a ingolfare se non hai un centrocampo che ti supporti e ti sopporti. Eh, il centrocampo è tutto, eh, non a caso viene chiamato il punto nevralgico, il reparto nevralgico di una squadra di calcio scherma bene la difesa e naturalmente costruisce qualcosa per l'attacco, che tu ne metti tre, stanno fermi lì davanti e nessuno li serve nella maniera proprio, perché non riescono, l'abbiamo detto prima avere una condizione fisica secondo me molto molto precaria e oltre a una mancanza di fantasia enorme, ripeto, se di fronte ti trovassi un centrocampo maratoneta come quello della latina e eh, ti massacrano perché la difesa poi sollecitata prima o poi cede, non c'è verso e così hai in attacco non fai un tiro perché nessuno ti serve un pallone. Il problema è sempre quello. Diciamo che per questo motivo qui è stato reintegrato è stato reintegrato Casarini, no? Perché aveva E ho capito, ma quella, la Casarini è uno la fase un di intervento altri noi abbiamo un reparto dove nessuno differisce rispetto all'altro io non vedo uno che si fa preferire per tecnica un altro che magari per corsa io li vedo tutti quanti uguali dell'olio casarini eh, insomma Armellino anche pensavo qualcosa in più pensavo che Armellino prendesse un po' più per mano la partita la squadra andasse incontro alla difesa che continuava a fare giro palla prendesse palla un inserimento del centrocampista deve andare verso la difesa e poi si gira e cerca di, di smistare palla non accade non accade non lo fai mai un gol assolutamente chiunque contro Armellino se vuole non soffre basta correre un po' di più al centrocampo e lo studiano perciò ti ripeto che mi meraviglio molto di eh, Capuano che non è approfittato, forse non è le condizioni meno tardi. Ma a proposito di, di Capuano, c'è stato uh, quell'episodio finale in Mixed. Ieri era imbufalito, ma l'abbiamo visto anche dalle immagini dalla sua uscita dalla, dal campo. Veramente arrabbiatissimo. Capuano non voleva sentire ragione, il microfono spenti. Abbiamo provato a fargli capire che innanzitutto c'era un fallo di mano <ride> quando parte l'azione. Ma lui dice: No, lascia perdere il fallo di mano. Vabbè, lasciamo perdere il fallo di mano. Però, se vogliamo, eccola qui l'azione. Occhio perché non si vede benissimo. Tutti attenti, qui c'è Bifulco e si vede, um, dobbiamo tornare indietro, innanzitutto Fabro qui non fa gol perché Fabro non si è fermato, no, Fabbro, no. è andato a La, fare lo gol, se eh, l'è mangiato, mangiato, mangiato il gol, quindi Antonio sì, può dire quello che vuole, ha fischiato, fischiato mentre arrivava, momento. allora che cosa è se succede? andiamo piano piano avanti si vede Cionek che perde, è, è proprio nel, nell'angolo, andiamo un po' poco, poco, poco avanti, vediamo, andiamo ancora, ancora, ancora. C'è Cionek lì che è fermo, lo vedete, un po' accovacciato. Veramente si vede solo la testa e metà corpo. Ma dove? Dietro alla, alla, alla vostra destra, diciamo proprio ah, sì, sulla tre quarti. Sì, sulla tre quarti. Sì, Purtroppo beh. queste sono le immagini che arrivano, quindi non abbiamo altro. C'è Conec accasciato, perché c'è stato un contrasto con fabbro che arrivava da dietro. Quindi Questo contrasto po'. è stato fischiato. Ha dato vantaggio a fabbro. E quindi no, l'arbitro ha fischiato il fallo di Fabbro su Cionek. Perché ha fatto fallo e quindi ha dato un vantaggio a Fabbro. E l'arbitro ha fischiato questo eventuale vantaggio. In corsa, Fabbro eh. e Cionek, perché Fabro arriva da dietro, mentre corrono, sì. Fabbro travolge Cionek l'arbitro fischia quel fallo lì che però non si vede dalle immagini ma noi siamo riusciti a ricostruire quindi ha fischiato ampiamente prima ha fischiato mentre passa il pallone di bifulco l'arbitro ha fischiato eh? perché vedete avete visto Cionec sì. che si è fermato Pellegrino ma è un po' tardi ha fischiato è un po' tardi, non so se quel fallo di mano poi gli è frullato un po' nella testa. Quindi le due cose e Ha fatto uno più uno l'arbitro, però siamo certi al 100%. A questo punto che ha fischiato il fallo di Fabbro su, su Chionek, chiaramente, Capuano difficilmente accetterà. Beh, ma questa, avrà tempo per vedersele avrà tempo per vedersela. Però si vede eh, che ecco, avete visto Cionek lì quasi in ginocchio. Lì c'è stato il contatto con Fabbro che arrivava a tutta velocità. Lo ha travolto adesso un po' di esperienza, chiaramente di Tiago Cionec, non sappiamo se fallo o non c'è fallo. Ma l'arbitro ha fischiato proprio quella, quella cosa lì, dopo non aver fischiato il Complimenti Complimenti aver mano. visto questa finezza, eh? Eh sì, perché non poteva esserci altra spiegazione, caro Enzo. Lì l'arbitro o si inventa. Ma la... le immagini non rendono giustizia a quello che dici, si sì. credo naturalmente. Però si vede Cionec, che eccolo lì, avete visto il passo di Cionec che arriva quasi sì, in ginocchio? Sì. E quindi è quello il fallo che ha fischiato l'arbitro. Poi Fabbro se lo mangia il gol. Quindi Capuano. <ride> Deve non, infatti ha tirato normalmente. Cioè, sì. cioè, uh, Guidotti è uscito bene. E poi vabbè, sulla, sulla linea c'era già qualcuno. Eh sì, c'era Casarini. Che poi lì vedi la palla si ferma. Che Casarini poi Capuano è... ha detto in conferenza stampa: il salvataggio sulla linea. Forse intendeva questo, però non, non Vabbè, aveva so ma fischiato a un quarto d'ora. C'è un salvataggio sulla linea che mister Capuano ha, eh, ha citato. Infatti, e io credo che sia per noi però il salvataggio sulla linea, infatti, perché c'è un salvataggio di Antonini sì, su un'azione sì. che c'è negli highlights, sì. che Antonini salva sulla linea del Taranto, ma non sulla linea dell'Avellino. Ma infatti! Vai, comunque, perciò io, dico, io ho visto un'altra partita rispetto alla post-gara. E siamo in due. Di, siamo in due, però noi abbiamo anche, questo l'abbiamo visto ancora, abbiamo anche le dichiarazioni, giusto per rendere l'idea, non accio, di quello che ha dichiarato mister reziolino Capuano, lo diciamo sempre con grande... Eh, affetto, chiaramente, ascoltiamo le parole di Capuano dopo aver visto però quello che ha fischiato l'arbitro. Ascoltiamo. Essere il rammarico di quell'episodio al 94 che là non si sa l'arbitro cosa abbia fischiato. Prima ha detto fuori gioco. Il guadagno ha detto: Ma quando mai? E magari si poteva vincere la partita, però penso che poi alla fine il risultato sia più giusto. Ecco, dice chiaramente non può esserci mai un fuori lì perché no, è nettamente, è nettamente in dire. gioco. C'era il fallo di mano di Io lo credevo, eh? eh no, no, no vabbè. Comunque, abbiamo fatto Prima chiarezza. Prima del tuo scoop di stasera. <ride> abbiamo fatto chiarezza anche su, anche su questo. No, per fortuna che c'è quel piccolo frame che ci, ci fa vedere sì. Cione, che eh, perde l'equilibrio lo, sì. lo si intuisce. chiaramente. E allora, ehm, volevo chiedere, al di là del, dell'episodio, prendiamo anche una nota lieta, caro Enzo, eh. terza partita consecutiva. Non si subisce gol dopo però aver preso i tre gol con il Giuliano, i due gol col Picerno, insomma si registra nuovamente la difesa, diciamo che può essere un punto di, di partenza in questo periodo perché comunque ci sono tre risultati utili consecutivi, a qualcosa ci dobbiamo aggrappare. Eh. Come dicono in Toscana, meglio due feriti che un morto. <ride> <Sì>. <ride> e Quindi eh, sicuramente eh, sì, almeno quello, insomma voglio dire, se riusciti. Però, però perdiamo molto in classifica, in punteggio e in morale, anche, eh, assolutamente. E quindi in fiducia. E però credimi, io come dicevo prima, confermo, sono molto fiducioso della partita a Crotone. Sì. Io il Crotone non la vedo quella cosa grandissima, quella cosa importantissima. A me paradossalmente fa paura un po' la Juve Stabia, ma non perché è al primo posto, è perché io mi ricordo campionati passati quando l'Avellino era portata con tutti campionato con tutti gli onori e con tutti i pronostici a favore e lo vinse Ravenna perché cominciò, 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 come la Juve Stabia in Serie C ha vinto tutte le partite e poi ovviamente l'appetito viene mangiando, l'entusiasmo è importante e quindi insomma il Ravenna alla fine lo vinse il campionato e quindi io, io, io temo questa cosa della Juve Stabia che è questo grande entusiasmo Possa poi gira non tutto farlo. bene perché poi venire ad Avellino senza la Curva Sud. Poi piano piano ne parliamo anche dopo. Intanto, prima di fermarci, ci sono i commenti da casa dei nostri amici, tifosi, telespettatori. Ciao ragazzi, scrive Marco Evangelista. Buona serata a voi. Saluto con affetto gli amici Antonio, il collega di curva Vincenzo e soprattutto a Varela. Spero che torni presto in campo perché la sua assenza si sente molto. Forza Lupi Emanuele Covuccia La verità è che questa squadra senza sgarbi. Varela e Russo perde di fantasia e imprevedibilità. Centrocampo si sente la mancanza di Varela perché è uno dei pochi che ha gamba, che corre e che pressa. Amedeo Iermano, dal cambio allenatore, l'obiettivo sono i playoff, la dirigenza avrebbe dovuto dirlo chiaramente. Il progetto è stato avviato, portiamolo avanti e raccogliamo quello che si può. La promozione arriverà. Ancora Emanuele, la palla a centrocampo gira troppo lentamente. Ieri per tutto il match passaggi all'indietro senza cambi di ritmo o cambi gioco. La palla andava da destra a sinistra e viceversa in maniera prevedibile. Marco chiedo gentilmente di togliere il lupo dalla curva nord che porta male. Di non nominare più la parola Ferrari, perché già. Stelli fece il suo al sindaco Festa di non fare più proclami. I cambi in ritardo di pazienza sinceramente non mi sono piaciuti. E vi chiedo: poteva togliere Palmiero per inserire Marconi e di giocare in avanti a tre? Di tentare di vincerla? Ne abbiamo parlato, Marco. Emanuele Marco non credo sarebbe stata una mossa poco intelligente Vabbè qui insomma i tifosi parlano anche tra di loro Sulla chat di, Della nostra diretta Lo so, Emanuele vabbè Pellegrino caccia il video del fallo al 94esimo Di Bifulco Succione Che citazione di, di Capuano Caccia il video. il video Fate vedere il video Bene 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 ci dobbiamo fermare Tra pochissimo continueremo a parlare chiaramente Di Avellino Taranto Del trend dei biancoverdi in casa Ci avviciniamo verso il Crotone però volevo un attimo aggiornare i risultati delle altre quattro partite, sono finiti praticamente i primi tempi, Cerignola-Foggia 1-0, Casertana-Giuliano 1-0 Catania-Sorrento 0-1 Latina-Benevento 0-0 ci fermiamo, a tra poco è Natale da Tufano per i doni noi ci andiamo da Euronics Tufano sotto con i regali Samsung TV Crystal UHD 50 pollici a 379 euro. Lavatrice Essence motore inverter di ultima generazione, 8 kg classe A a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi dopo Pasqua. Da Euronics Tufano sotto con i regali. Euronics, un mondo più avanti. Esse Avellino Store. Ai regali di Natale ci pensiamo noi. Prima donna. Ad Avellino in via Dante 3941 e centro commerciale Il Carro, Mirabella e Clano. Midasport Style. Ti aspettiamo da Midasport per offrirti un'esperienza unica con le nuove collezioni autunno-inverno, garantendoti qualità ed affidabilità dei migliori brand sul mercato, sia nella vita quotidiana che nel tempo libero. Giacche, pantaloni, camicie, maglieria, felpe, giubbotti uomo-donna-bambino delle migliori marche. Ugo Boss, Dikis, Calvin Klein, Tommy Ilfiger, Napapiri, The North Face, Dr. Martins, EA7 Armani, Liu Joe, M. Marella, Colmar, Lacoste, Kiwai, Disegual, Vero Moda. Nei nostri megastore campani un'ampia scelta di calzature: Nike, Adidas, Puma, Lumberjack, Sun68, Skakers, Uca. E per non farci mancare nulla, un reparto interamente dedicato al tennis e al paddle. Cosa aspetti? Vieni da Midasport Style, ad Arzano, Avellino, Pompei, Pozzuoli e nel nuovissimo Megastore di Salerno, in via San Leonardo. www.midasport.it Iperbimbo è lo store specializzato in prodotti per l'infanzia. Personale qualificato e cortese offre alle mamme e ai neonati le soluzioni giuste per ogni esigenza, dal momento della gestazione fino alla crescita del bambino. Prodotti alimentari, igiene quotidiana, abbigliamento, giocattoli, vasta scelta di culle e passeggini, seggioloni per auto e ogni tipo di accessorio. Tante offerte convenienti che si rinnovano, sempre nel segno della qualità e della sicurezza per il rispetto di mamme e bambini. Iperbimbo è a Mercogliano in via nazionale Torrette con ampio parcheggio e a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Iperbimbo, la vita è meravigliosa! Canzione il codice QR e accedi al volantino delle offerte, valide fino al 14 gennaio. Siamo produttori di energia pulita. Nel nostro futuro c'è uno sviluppo sostenibile e duraturo. Operiamo in maniera integrata nelle energie rinnovabili. Siamo attivi nello sviluppo, progettazione e realizzazione di impianti di produzione. Forniamo energia da fonti rinnovabili certificate ed operiamo nella mobilità elettrica attraverso una infrastruttura di ricarica totalmente green. Con noi puoi efficientare la tua azienda o rendere smart la tua abitazione. Viaggiamo verso la transizione energetica, insieme. R Gruppo, Integrated Green Energy Player. Regalati una fine d'anno indimenticabile. Vivi il tuo capodanno a Villa Miele, dove ti attendono un pernottamento di classe e un cenone esclusivo. Scegli tra i nostri pacchetti full, basic, solo camere, solo cenone e immergiti nella bellezza di Villa Miele. Delizia il tuo palato con un cenone di alta cucina a base di pesce fresco preparato dai nostri esperti chef. Un viaggio culinario tra sapori raffinati e tradizione gastronomica. Festeggia con i tuoi cari l'inizio del nuovo anno con un brindisi speciale tra musica dal vivo ed animazione, circondato dalla magica atmosfera di Villa Miele. Questo Capodanno scegli solo il meglio per te e la tua famiglia. Scopri le nostre offerte esclusive per Veglione e Cenone. Chiama ora 0825 67 0001 e regalati due giorni meravigliosi nella verde e romantica Irpinia, Villa Miele, dove la classe incontra la tradizione e il Capodanno diventa un'esperienza indimenticabile a pochi passi dall'uscita autostradale a Vellino Est Seconda parte di Contatto Sport ben ritrovati abbiamo analizzato lo 0-0 anche se c'era poco da analizzare nella partita in sé no? nell'intrinseco come direbbe una, una persona <ride> questo 0-0 chiaramente ma eh, cerchiamo di capire un po' perché l'Avellino fa così fatica in, in casa, a tal proposito abbiamo anche preparato una, una grafica purtroppo, eh, a cominciare dalla sfida contro il Foggia interna, quindi abbiamo eliminato eh, le partite di Mr. Rastelli, insomma vecchia gestione, va bene, va bene così. A partire dallo 0-0 contro il Foggia, parliamo del Partenio Lombardi. Chiaramente eh, c'è il 4-0 col Monopoli, c'è il 4-1 col Potenza, c'è il 2-1 col Monterosi in rimonta. Da lì mi verrebbe da dire i primi campanelli d'allarme: l'1-0 col Cerignola al 96esimo, ma chiaramente campanello d'allarme, ma merito all'Avelino per il cuore e per la voglia di portare a casa la partita. Va bene. Poi il pareggio con la Virtus Francavilla la sconfitta con uh, Giuliano, il pareggio con la Turris e il pareggio contro il Taranto. D'altra parte, chiaramente, ci sono le vittorie esterne che ci fanno tanto piacere, Catania, Caserta, Benevento, Brindisi, per, per carità. Però una squadra che deve ambire ai piani altissimi di classifica in nove partite non può non vincerne cinque. Un po' troppo. Nacho, cioè forse bisogna cambiare un po' questo trend interno, tu ne hai parlato prima, però fa un po' effetto vedere no, questi numeri. Se si vuole fare qualcosa di importante in casa devi fare più punti. E non so un po' quello che parlavamo parlavamo prima, se la frenesia di vincere la partita, io penso che l'Avelino sempre parte forte. Y cuando no enseña, pues diventa ahí, capito. Las partite, se si van a. El ritmo se si baja, la pala comienza, no sé. Eh, pero seguramente, digamos, en casa, faremos mucho mejor. Anche perché Vincenzo, adesso il leitmotiv per gli avversari è quello: se Lavellino non sblocca la partita, io sono d'accordo con Naccio: se Lavellino non sblocca la partita nel primo tempo, poi si fa dura, c'è quella famosa pressione di doverla vincere, arriva il nervosismo, non riesci. Sbagli un gol, l'arbitro non Io ti di... fischia il rigore, è più di uno. No, ma è una cosa eh, insopportabile questa, sì. eh. Francamente, su 10 tiri in porta, 8 non, non trovi la porta e altri due te li mangi in maniera incredibile. Allora, noi quello che notiamo dagli spalti, senza entrare nei meriti tecnici perché non, non ci riguardano, non mi riguardano, è che noi con le squadre che si chiudono abbiamo molte difficoltà. Perché il Taranto effettivamente dal primo minuto ha abbassato la sua linea cioè proprio in porta quindi il famoso Pullman davanti alla porta e noi con queste squadre qua tutto il campionato le stiamo soffrendo queste tipologie di partite qua invece le squadre più che ti affrontano a viso aperto tipo il Potenza quando venne qua pure il Monopoli giocò molto di più no, confronti tante altre squadre state a parte riusciamo a, appunto a dare più pericolo dalle parti di Marconi, Cori e chi gioca in attacco. Quindi io penso che il problema sia anche saper diciamo, leggere queste partite con squadre che giocano di rimessa, di contropiede. Non so se il mister si è accorto di questo dato qua, Antonio. Anche perché poi le squadre ti studiano: studiano l'Avellino, studiano Lorenzo Sgarbi, che non è più una sorpresa per nessuno, non lo è più per noi, ma non lo è chiaramente neanche per, per gli avversari a quell'oggetto misterioso che tutti si chiedevano chi è e chi non è però fondamentalmente da quando ti bloccano il gioco su Sgarbi difficilmente sì. trovi la giusta fantasia è giusto anche l'analisi che facevi tu sulla, sui gol i campanelli d'allarme sono arrivati appunto nelle partite in cui ha vinto a stento nel finale e la flessione è arrivata proprio dopo la partita col Ceregnola qualcosa si è, si è un pochino storto anche con l'infortunio di, di Sgarbi ha perso fantasia, ha perso tutto Chiaro che da qui in avanti hai bisogno di trovare quella strada perduta e cominciare a vincere in casa. Hai chiuso il 2023, guardando un pochino con sei vittorie, tra gestione passata e l'attuale, troppo poco per una squadra che deve lottare per quello che è il Vertice. E fondamentalmente ti troverai nel 2024, lo dicevi stesso tu, senza tifosi, con una gara importante con la Juve Stabia. Probabilmente questo periodo di pausa servirà anche a trovare anche la giusta condizione atletica. Che senza nulla togliere, purtroppo è quella che è. Insomma, tu prima facevi riferimento, chiaramente ci colleghiamo sempre con questo trend casalingo, però tu facevi riferimento, così come Antonio, a una condizione fisica. Allora io voglio chiederti, anche se è un tema che abbiamo già affrontato qui a, a Contatto Sport, dall'arrivo di Mister Pazienza c'è stato praticamente un picco no, di, di energia, di intensità, di, di vittorie anche larghe, no? 4-1 col Potenza, 4-0 col Monopoli, salvo poi cominciare a scendere piano piano. Ecco, visto che tu hai masticato e mastichi calcio da tanto tempo, ti chiedo... Può esserci anche questa flessione dal punto di vista fisico per un cambio di metodo, diciamo, tra i due allenatori, dal punto di vista proprio della preparazione? La flessione fisica è ineccepibile. Ragazzi, si vede. Tu corri la metà rispetto alle altre squadre, ma anche il Benevento voleva molto più di noi. Ovviamente noi eravamo arroccati, ci dovevamo difendere. È un fatto molto evidente. Piuttosto io ho paura di una cosa. Perché c'è questa flessione fisica? Io ho paura che sia una flessione mentale. Quella è la mia paura, più vedo la e più ho paura di questa cosa, è come se fossero arrivati, come se fossero, come so, sazi, io non ho idea, non vivo tutti i giorni gli spogliatoi, me ne accorgerei altrimenti, altro che, eh, però la flessione fisica è certa, ma è figlia di chi? Io ho paura che possa essere un fatto mentale, finito l'effetto pazienza, no, perché comunque fuori casa, insomma, come tu hai detto abbiamo fatto delle vittorie sonanti, anche, importanti, e ripeto, io ho ancora fiducia anche a Crotone, vedrai, non credo di sbagliarmi, e poi calcio tutto il possibile, però la flessione fisica c'è cioè, ed è veramente grave, il caponello d'allarme è figlio e frutto della flessione fisica, perché con il Monterosi e con il Cerignolo non andavamo granché, assolutamente non c'era certo il turbo poi è andata è andata perché poi nel calcio ogni partita è diversa da un'altra poi lì c'erano anche tra virgolette gli alibi devo dire che Pazienza non ne ha mai trovati così come il, tutto il gruppo però c'erano degli alibi delle tante assenze no? giocavi con Armellino ci sono Armelino, sempre state però eh, eh Pellegrino sì. le assenze le l'Avelino le ha avute sempre la colonna sonora di questa di quest annata abbiamo avuto sempre tante il campo io non lo so immagino di sì perché anche Moulet ha avuto la, la fascite plantare che no notoriamente arriva per una uh, superficie di campo perché l'ho avuto anch'io, eh, nel mio piccolo però uh, succede anche questo ne eh, ha sempre però di necessità virtù tutto sommato si andava vedevo una mentalità un po' diversa io devo dirla perché io questo notavo in quel trend di vittorie vedevo una, un lupo affamato adesso mi dà l'impressione di po' fermi, ripeto, è sicuramente una condizione fisica, ma perché? Figlia di chi? E ho paura della mentalità. Ci facciamo tranquillizzare da nascio no? sulla, sulla mentalità, anche perché abbiamo ascoltato i tuoi compagni ai nostri microfoni nel post-gara, mi sembrava insomma, uno spogliatoio piuttosto arrabbiato anche per, per gli ultimi risultati, mi riferisco a quelli, quelli in casa, no? su questo ci puoi tranquillizzare, un gruppo voglioso di, di riscatto e di fare bene come dici te è una mezza sconfitta eh, però sì dobbiamo trovare quell'avellino eh, che andava a 2000 all'ora affamato eh, non so se da, da dove sarà il problema ma sicuramente dobbiamo tornare a quelli e, e a vincere in casa ecco Vincenzo tu cosa ti aspetti a a Crotone, visto che Enzo è, è giustamente è, è, è fiducioso perché dice io ho visto le prestazioni in trasferta, non avendo più libero, più spensierato perché adesso non voglio devi... anticipare la terza parte però... Pellegrino non devi impostare, il sì. centrocampo non deve faticare, è eh, più di tanto eh, perché poi per impostare ci vuole fantasia, capacità, corsa, eh, insomma velocità lì no, lì tu devi difendere e magari butti il pallone in avanti con uno sgarbo in più e magari Russo, chissà, speriamo, perché insomma è quella imprevedibilità è proprio semplice, è fuori caso. La miglior medicina per una squadra che non vince in casa è fare la trasferta subito. Eh sì, anche perché poi comunque l'Avellino Vincenzo fa. Eh, vince fuori pareggia dentro. Al, no, al contrario, tutti contenti. No? voglio dire, vinci con la Turris, pareggi a Benevento, ci sì. sta. Vinci con la Virtus Francavilla, pareggi a Catania, ci in sta. In effetti, questo è un, un calcolo, tra virgolette, ci siamo fatti tra noi, amici tifosi dell'Avellino. Però, come dicevo prima, se tu vuoi puntare a dare un segnale un po' a tutti, eh, vuoi iniziare un po' a scalare, eh, diciamo devi macinare, quindi non devi guardare più in faccia l'avversario, devi iniziare a, a vincere un po' in casa e su tutti i campi, soprattutto nei campi delle dirette concorrenti, tu lanci proprio un segnale a, a quelle squadre che sei in salute, non hai problemi di nessun tipo. Per il fatto di Crotone, diciamo, la vedo una partita simile a quella di Benevento, che è una squadra che in casa ha perso solo una volta e comunque sul suo campo sa giocare, quindi è una partita difficilissima, bisogna vedere noi mentalmente e fisicamente esatto. come ci arriviamo a questa partita, però comunque, diciamo, io una velata fiducia in questa parte Quindi... benissimo, poi dopo snoccioliamo anche i numeri del, del, del crotone dopo quando dedichiamo chiaramente la parte e intanto questi, questi sono i numeri del nostro sondaggio del nostro contest Il migliore in campo di Avellino Taranto 54% per Paterno, 38% per Cione, cotto per Armellino 0% ci dispiace per Manuel Ricciardi che però non è, non è dispiaciuto ci ha provato lì sulla, sulla destra Enzo, come com valuti questo sondaggio dei nostri amici da casa? Paterno ha avuto quelle due occasioni che non è riuscito a sfruttare, però gli attaccanti non si sono mossi male, secondo me. Si danna l'animo. Paterno eh. non vede la porta, francamente, almeno ad Avellino. Siamo sfortunati noi e anche lui, ovviamente, altre volte insomma, in qualsiasi modo la infilava. Stavolta, ripeto, insomma, non, la vede, non la vede, non entra, non entra, entra poco per quello che lui fa. Nell'economia del suo gioco veramente si massacra sto ragazzo. Il problema è sempre quello, il rischio di diventare noioso e non lo sopporta nessuno a centrocampo, incrocia anche bene con Sgarbi, incrocia bene con Gori, eh, Marconi è un po' diverso, è un giocatore atipico, poi magari dirò anche la mia sullo stesso Marconi, è, è uno che aspetta il pallone in aria, ma non è il caso, il calcio così era vent'anni fa, adesso te lo vai a prendere a centrocampo il pallone, fai salire la squadra, salti un avversario, è un po' diverso, dovrebbe fondamentalmente lui darsi una, una mossa e una regolata assolutamente, altrimenti giocherà sempre due minuti a partita, eh, non credo. E, e, Paterno piace ai tifosi perché ci mette il cuore, ci mette l'anima, ma deve aggiustare molto, molto la mira. Eh, e lui diceva, ho fatto gol ovunque, l'anno scorso vice capocannoniere del Un del gol straordinario a Benevento, non sì. era facile ragazzi, ha fatto un gol meraviglioso, però poi dopo con la Turris in casa come fai a metterli fuori in quella maniera? E eh, anche quello, eh, credo che sia un fatto mentale, eh? anche quello. Sono annate, no, cioè, per un calciatore non è non è facile insomma ripetersi tutti gli anni eh, come dice lui si ha tanto da fare e niente spero che che, che segni di più così che siamo tutti contenti senti eh, parliamo un po' anche di te questa questa parte di contatto sport ci hai detto già tante volte insomma che sei stato contentissimo di, di arrivare a villino con il direttore Perinetti che già ti, ti conosceva, eh, accolto molto bene anche dai, dai, tifosi, eh, dai tifosi bianco-verdi. Adesso immagino che stai soffrendo no? per, questo, per questo infortunio, vorresti tornare il prima possibile in campo per dare una mano ai compagni. Eh, sì, no, no, devo, io... Come diceva Braglia, bisogna chiederlo al dottore. No, eh, <ride> no, io già mi sento bene, eh, non ti ho pronto perché ancora. Non ho iniziato con la squadra, però eh, mi sento già bene. Eh, sì, sono un po' dispiaciuto perché quando sono arrivato sicuramente eh, c ho, c ho ancora l'illusione di, di lottare per qualcosa di, di, di bello con, con tutta la squadra perché è stata costruita per quello. Per questo ti dico, in una piazza importante sempre bisogna prendersi la responsabilità. Eh, mi piacerebbe eh, che faremo un girone di ritorno importante e di stare sempre lì, lì sopra, attaccati quello è un po' quello, come penso ora. Hai detto anche che Avellino ti ricordava anche un po' no, la, la, il tuo paese come sì, modo di sì, vivere sì. il calcio Sì, è una piazza calda sicuramente eh, come ti dico a volte io C'ho la palla e senti i fischi, però cioè, vuol dire che, che stai in un contesto importante. E quindi vuol dire che, che anche noi ci teniamo perché sappiamo dove siamo, non è che è quel il problema. Arriverà anche il gol, eh, perché ci hai detto eh, eh, no, che stai soffrendo. Lo stanno aspettando tutto. tutti. Eh? Sì, sì, sono so, un, un, un po' così perché <coughs> voglio segnare. Speriamo. Però sei, sei molto apprezzato, hai visto anche i messaggi da casa. Io mi permetto di, di incoraggiarlo un po' perché si vede molto anche nei post gara quando viene al microfono, quando le cose non vanno bene. Lui è uno molto eh, emotivo, glielo si legge in faccia. Ecco, non sa mascherare la, a volte la delusione. È sudamericano. Vero? È sudamericano. sudamericano. Quindi, sudamericano. Eh. Eh, però devi dire che eh, i tifosi vedi, eh, ti apprezzano molto. Si sente la tua mancanza. Quindi ti incoraggiano su questo. La no, Giova quando rientri? Io ora? Da, non so, da domani penso che però no, no, sei non sei disponibile so. per Crotone. No, non penso. No, difficile difficile meno la macchina decide, so. il, mister, no? cioè, decide, decide il, mister. il mister. Allora ti facciamo una domanda molto più semplice: quando fa il primo gol? Speriamo. Speriamo. <ride> no, no, magari magari no. Vabbè, tu comunque cominci no. a fare un'insultanza, rientra e fa pure gol. Dai. Rientra e fa magari eh, eh, Marella. Un girone di andato intero senza un gol. Ah. Non va però, <ride> <adesso. ride> però si è sacrificato molto, ragazzi. Dobbiamo sì. dire, Lui, eh, noi sì. ci ricordiamo del Nacio Varela, eh, molto più offensivo, perché giocava all'esterno a cittadella, al Pisa. No, per giocare mm. esterno d'attacco. Sì, sì, sì. No, ma. Cioè, sicuramente no, il mio ruolo non è Mezzala, ma è un, un, un ruolo che mi piace tantissimo. Come ti dico, cerco di mettere altre qualità che di quelle che hanno le mezzale nostre è un, un ruolo che cerco di, di mettere le cose che ho e mi piace tantissimo so che magari sto, non sto segnando però, però io cioè, dentro tutto che non siamo primi in classifica io sono felice di stare qua e sicuramente giocare al partennio anche con i fischi è bellissimo e... anche con i fischi sì, io, cioè, come dico, sono so stato fortunato a, a giocare in piazze belle, e non è che sono abituato ai fischi, però, cioè, se, se, se ci sono è perché è una piazza importantissima. C'è molta differenza tra Cittadella e Avellino, eh? Eh sì, 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 per questo ti sto dicendo. Lui ha giocato anche a Palermo, al Peñarol. Voglio dire, abbastanza... sì, sì, sì. ha visto sì, un po' cosa vuol dire, non è eh. Però Antonio, tu ti aspettavi uno spirito di sacrificio del genere di, di Nacio Varella. Noi inizialmente immaginavamo, no, sai, il funambolo, però lui ha dimostrato di essere davvero molto, molto utile, soprattutto no, nella fase di, difensiva. cioè uno spirito di sacrificio incredibile, si è messo completamente a disposizione Corre il del il doppio, lì. eh. sì ma Soprattutto per un ruolo che ha Solo lui, nel ruolo ideale, quando è stato chiamato in causa, non ha mai detto qualcosa di, di sbagliato. Ha detto: Sono pronto, lo sta dimostrando in quello che sta dicendo. E soprattutto, è un giocatore che è arrivato qui per fare la differenza. Mm -hmm. eh, giocare in un, come trequartista c'è qualcuno che in quel ruolo è fuori rosa, però. Nacio no, si è adattato in tutto e per tutto, quindi fondamentalmente eh, benvengano questi giocatori che sono pronti a lottare per l'Avelino. E sono belle anche le parole che ha sottolineato, è bello giocare anche con i fischi, quindi significa tanto questo. Anche perché Vincenzo, se gli chiediamo di correre indietro, di correre avanti, di fare assist e di fare gol, mi sembra un po' esagerato, Vabbè. voglio dire, cioè, tutto non si può. Voglio si può giocare, tutti. quale ruolo piace di più? Quello eh. attuale o quello che è sempre nato? Ma non lo so, forse lui con l'andare avanti con gli anni la mezzala ti piace di più come ruolo dice, rispetto all'esterno sì, d'attacco sì, che sì. facevi? Vorrei imparare qualcosa cerco di impararla in fretta, però no. mi piace molto. È più quando cioè noi di solito giochiamo per vincere le partite quindi. E' eh, eh, bello, cioè, non è che sto facendo la mezzalla in una squadra che sta lottando per non retrocedere con tutto il rispetto. Eh, quindi cioè, dobbiamo migliorare, però cioè, io cioè, anche se no, non stiamo andando al top, sono felice. Eh, cioè, voglio rientrare e. E dare una mano. Sì. Ma tu l'avevi già fatto. Magari è la carriera. L'avevi già fatto questo sì. ruolo, no? sì, poche volte. Sì, però, però Fatiamo la... questo tabù. Perché in tanti dicevano: ma quale mezzala? Non può fare la mezzala. Però tu l'avevi già fatto. Vuol dire. Sì, non è sì, stato sì. un caso. Che no, no, no. Eh, e poi no, se no, no, no. nel 3, 5, 2, non so cosa fare, se no, quindi... <ride> eh, no, no, no. Bene, bene, non... bene, comunque, eh, ti auguriamo chiaramente di rientrare yes. il prima possibile. Di recuperare bene. Perché abbiamo avuto anche questo. Quest'anno, eh, abbiamo rischiato un Vedi. po' l'osso. Eh, abbiamo... Abbiamo rischiato qualcosina già con Rigione, Fabio Tito, Russo. Poi, Speriamo ci che Mule recuperi. Speriamo che Mule perché recuperi. Perché è fondamentale anche quel difensore. Dopo parliamo anche un po' delle valutazioni che bisogna fare. E... Dopo. Eh, perché altro la che... situazione del Russo chiaramente va, va capita più che altro. Eh? Perché c'è un felice d'amico fuori. parlavi di qualità, parlavi eh, di estro. C'è un felice d'amico che è in tribuna e poteva essere, poteva essere importante in questa. In questa fase. Eh... e lì c'è bisogno del dottore che ti deve spiegare la situazione. Di russo là bisogna capire. Dopo il crociato di solito ci sono eh, sempre i, capire, è, è i tempi. e perché è un gran bel giocatore, nessuno lo discute, ma utile alla causa? O te non c'hai d'amico? Perché sembrava che fosse pronto, poi ancora una ricaduta, di nuovo pronto, un'altra ricaduta. È un giocatore che. in questo momento all'elino serve come il pane, lui lo sa. Ha tanta voglia, gli scampoli che abbiamo visto, l'ha dimostrato. Poi bisogna capire se effettivamente è utile alla causa. Purtroppo chi vince deve avere poco cuore. Bella questa frase. E' ecco dopo sì. me la scrivo. È una cosa della Juventus, eh. l'ha ah. sempre detto la Juventus. Beh, no, se no, tu no, usi no. il cuore, non vinci. Sì. Strano che piace a Pellegrino questa frase. No, io non sapevo che fosse. No, <ride> sì. no non, non, non dire cose che poi me le facciano <ride> nelle dirette, tutto, sicuro, papà, eh, tutto. Comunque Antonio volevo, volevo chiederti, a tal proposito cominciamo ad addentrarci anche in questo, in questo tema, perché Crotone è l'ultima partita del giorno di andata, poi che succede? Lo sappiamo, c'è il calcio mercato. Sì. Questa è una squadra costruita per il 4-3-1-2 con Marela che doveva essere il trequartista, Damico doveva essere il trequartista, non è stata costruita per Mister Pazienza. Cambio completo del, del modulo, 3-5-2 con due prime punte è un conto, 4-3-1-2 con due prime punte è un'altra cosa. Eh. Ti chiedo, secondo te, dove deve puntellare l'Avellino? Cosa secondo te manca a questa squadra? Ma sicuramente, l'abbiamo detto fino ad ora, il centrocampo ha bisogno di fantasia, al di là del rientro di Nascio o altro, servirà a qualcosa, a qualcuno che salta l'uomo, soprattutto che ad oggi non ce l'hai, al di là di Sgarbi e purtroppo che Russo è ancora infortunato è chiaro che ti servirà anche qualcosa in difesa perché la coperta eh, abbiamo visto con gli infortuni l'abbiamo adattato a Armelino un giocatore che comunque quando è stato chiamato in causa è un ruolo che ha fatto nelle giovanili chiaramente quando era un bel po' di anni fa però fondamentalmente serve qualcosa lì qualcuno si chiede anche in attacco ma in attacco mh, cosa puoi fare più Cioè hai quattro dire magari il giocatore che gioca poco Ecco perché la valutazione no, ecco perché in questo caso, ma lo diciamo con la massima serenità, ma no, eh, la valutazione su di Raffaele Russo va da sì, ma credo che la società la farà, non lo sì. diciamo noi. Non è che stiamo suggerendo noi la società, è chiaro, che bisognerà capire un po' Raffaele Russo cosa potrà dare, perché saranno sei mesi di, di fuoco. E... Io lo terrei tranquillamente, Russo. Per me ma è un fatto mio che naturalmente eh, esula da, da, dal conoscere la situazione fisica sì. lo dico per un fatto proprio di simpatia e, e, e tecnico anche e io lo terrei, guarderei meglio, vabbè ma non voglio togliere la parola ad Antonio guarderei <ride> meglio altrove nel reparto attaccante. ma però il discorso di Rosso comunque lo devi tenere in considerazione per sì. la, il recupero, la lista, tutto questo è un pochino da valutare diciamo Vincenzo che Lavellino adesso vista la classifica, visto come si chiude il girone di andata, adesso Crotone vince perdi o pareggi, ma la situazione più o meno è quella, Lavellino non può permettersi di sbagliare assolutamente nulla nel girone di ritorno a partire proprio dagli elementi che andranno a rinforzare la rosa, alle partite poi che, che saranno, però eh, si parlava di difesa, a questo punto come la vedi? Cancellotti secondo te promosso completamente nel pacchetto arretrato? Se sì, a questo punto inutile prenderne un altro ma questa è una cosa che ho discusso tra l'altro sempre con i miei amici. Ah, dovete farla qua eh, <ride> Sì, vabbè, diciamo per rispondere prima al fatto che qua si vive il calcio, io nel 70-80% della mia giornata si parla di Avellino, cioè, mo, o dal vivo o su gruppi Whatsapp, <ride> quindi proprio per risposta pura a Lores. Comunque allora io a Cancellotti lo farei avanzare, lo farei tornare nel suo ruolo di esterno di centrocampo, perché in molte partite che ha giocato in quel ruolo là, cioè nel suo ruolo, diciamo ha dato il meglio di sé. Eh, lo vedo molto più sacrificato, giustamente deve eh, certo. difendere su quella fase là. E Benedetti lo vedo abbastanza bene in quella linea di difesa. Ah, poi è inutile che lo dico io, però la difesa con Cionek e Rigione cioè, inizia a essere molto granitica, quindi noi tifosi siamo molto più sicuri quando giocano uh, nel loro ruolo e ci sono due elementi come Cionek e Rigione. Benedetti comunque secondo me può dare una mano alla causa e quindi far avanzare un po' Cancellotti sul lato di destra, anche perché Ricciardi... A parte si è sacrificato molto a sinistra, ma in generale comunque lo vedo un po' più spento, eh, meno pimpante di quello che era fino a qualche Torniamo settimana. Torniamo sempre a, sì. alla condizione... Eh, però comunque perché tutti perché stanno ognuno deve un po giocare, giocare rifiatando ma, secondo ma me. Ma anche perché, perché se tu non compri un centrale poi devi prendere un terzino destro. Sempre quello è il problema, perché Cancellotti se tu lo adatti definitivamente, a eventualmente al centrale... E devi prendere poi un altro esterno destro, e altrimenti, ma credo che abbiano preso gli otti, non so come si chiama. Sì, C'è una, una trattativa insomma, che io non francamente metto la mia lacuna, la mia ignoranza, non mi ricordo granché bene di questo ragazzo. Giocato con la regina, mi giocato, pare. Sì, si è giocato è in B, è molto duttile per caratteristiche... Sì, sì, anche come terzino sinistro, so. insomma. Quinto sinistro... Sì, terzino sinistro, quinto sinistro... È fermo da sei mesi, però questo... Mezzala so. sinistra, addirittura l'occorrenza anche Brazilia. Mezzala a sinistra. Sì. Ha giocato l'anno scorso tante partite da mezzala a sinistra. Per cui è veramente un Jolly. Alla regina, no, sì. Ciò che con cui ha condiviso l'esperienza. Ciò che e Goli ritroverebbe Rigione e Palmiro... Con cui ha condiviso a Cosenza, Cosenza sì. però al di là del. Mm, ma è di, fermo da sei mesi praticamente, è questo, eh, questo è il problema. Però a proposito di Cancellotti, Mister Pazienza gli, lo sta preferendo a Benedetti, che aveva fatto un ottimo inizio di, mm. di stagione, quindi potrebbe essere un indizio, secondo Io voi? Io continuo a pensare che Benedetti sia un gran bel giocatore, eh, francamente, voglio dire, ha bisogno di giocare. È uno di quei calciatori che se tu lo fai giocare ti dà sempre di più, credo, eh, ovviamente, e, e Cancellotti. È, più che buono sulla destra, all'inizio ha stentato un po', poi credo sia entrato abbastanza in forma. e Credo che Cacciolotti sulla destra e Benedetti centrale. L'arrivo potrebbe trovare la quadra, poi se vogliamo parlare di calcio-mercato andiamo più nel settoriale. No, teniamoci low profile, sì. anche perché c'è una partita molto, molto, molto importante. Nacio, quanto ti senti protetto con Cionec alle spalle? Sì. <ride> C'è grande esperienza ma c'è anche grande qualità per impostare eh, cioè, Esce molto bene con la palla al piede, ti imbuca Quindi niente, speriamo se lui sta bene, tanta roba Anche perché è uno che ha giocato i mondiali, gli ah, europei sì. Ma eh. per quello che ha fatto a Benevento santo subito <ride> sì, per, la, eh? per il faccia a faccia con in no? Ma poi quel colpo di testa che ha tolto dalla linea, il sabotaggio sulla linea. Poi, ieri l'abbiamo eh. visto addirittura andare a crossare sulla sinistra con eh. resti della bandierina. No? Con... E eh adesso sono 38 primavera, eh. ed ecco perché prima ti dicevo: no, punto di partenza è il fatto di non subire gol nuovamente sì. tre partite consecutive. Chiaramente, un allenatore le vede queste cose. Il tifoso, un po' meno. Dice, Vabbè, ma sì. Anche Armellino ha fatto gran... benissimo eh, da centrale, sostituendo proprio Cionec. Io sono ti è piaciuto comico. di più centrale difensivo Armellino? Sì, che mezzala, altro vero. che. Beh, io ho sempre sostenuto e mi supporta l'esperienza in questo: che chiunque giochi eh, centrale di difesa e abbiamo passato da centrocampista sia un gran giocatore. Io mi ricordo che abbiamo avuto un grandissimo giocatore d'Avellino: da non è stato molto apprezzato, che era Biraschi. Sì, sì. Biraschi è sempre stato un mediano negli ultimi due anni prima che venisse ad Avellino era, era difensore centrale e Enzo De Vito prima di prendermelo disse che fu a sua volta segnalato da, allora ad Arezzo c'era Bruno Iovino che era il direttore generale e disse che era un ragazzo fortissimo a me bastò vederlo solo una volta per capirlo poi vabbè insomma non ha, ha fatto quello che avrebbe dovuto però era un giocatore fortissimo, chiunque abbia giocato da centrocampista si gioca poi a centrale ha fatto l'A eh? ha fatto l'A ha Fatto la serie A, sì, poi <ride> poteva fare ancora di più, poteva eh. fare ancora di più. Fare ancora. Beh, Anche Gidai è lo stesso discorso. Anche Gidai è stato posizionato in difesa Bravo. ai tempi che furono. Bravo, sì. Qualche volta anche a rini abbiamo visto qui, no? Sì, di sì. e lo fa ancora a se questa ancora, età sì. con la pergolettese. E così Armellino ha dato tanto centrale, ovviamente. Però pazienza a ha detto: torna al centrocampo e non se ne parla più. E fa bene, ma mi ci devi mettere due che corrono accanto a lui, <ride> altrimenti è inutile. Stiamo lì 1-2-3 Stella. Eh sì, eh, sì, eh sì, allora Vincenzo ti vedo molto attento nelle nostre immagini di, di, di Contatto Sport, sì. eh, parlavi prima di cos'altro fare nel, nel mercato, eh, innanzitutto i tifosi sognano magari una coppia sgarbi russo dietro la, la punta, ti piacerebbe vederli insieme? Vabbè sicuramente potrebbero creare, non so se insieme nella stessa partita possono dare il meglio perché diciamo sono simili quindi va, 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 va capita questa cosa qua però diciamo il mio pensiero è quello di non stravolgere questa squadra perché tu devi trovare un, una fondamento una base perché il catanzaro ha costruito la sua squadra la sua eh, corazzata altro che squadra appunto non distruggendo ogni anno la squadra io ho paura che magari la società si faccia prendere dalla cosa di dover rifare piazza pulita e quindi ripartire l'anno prossimo, magari non so in che serie, non lo voglio dire, e magari facendo diciamo molti cambi. Invece, io mh, tendo a dare addosso per esempio ai miei amici quando dicono se, ti fanno la lista se ne deve andare questo, questo, io dico secondo me state, vi state facendo prendere un po' dal momento. Quindi, Penso che comunque l'Avellino debba costruire la, la sua base vincente senza fare chissà che grande mercato, soprattutto a gennaio che nessuno ti regala i pezzi pregiati. Anzi, eh sì, qual Qualcuno sorge il muso sul mercato di Svingola e dice ma perché si deve andare a prendere un giocatore che non gioca da 6-7 mesi? E quello che rispondo io dico ma secondo te squadre forti possono mai darti giocatori pronti? Con una qualità, poi dipende meglio. quando lo prendi. Ha sì. fatto la casertata. Dipende quando la casertana casertana la prendi, lo prendi. Tuttavia, ha avuto la fortuna di avere un, scusami, una settimana in più di calcio. Però calcio. molti erano svincolati. Quelli che non trovavano più posto nella propria squadra piuttosto che fare panchina sono venuti a Salerno. Subbero, Giocatori sì. di Serie B che non hanno giocato molto. Possono anche. Dipende quando lo, lo prendi. Lo svincolato, perdonami, Vincenzo. Perché se lo prendi a dicembre, lo riesci a metterlo forse in condizione Però vediamo, vediamo Questo, che succede. Sì. Eh, leggo altri messaggi poi dobbiamo fermarci Marco Evangelista Capuano ma veramente volevi vincere l'Avellino già cioè, tanto che sei in quella posizione Assurra. di classifica CAD CAD ai calciatori ragazzi ricordatevi di quello che facevamo nel nostro momento migliore pressing alto ed asfissiante più coraggio e rapidità nelle giocate ora sembra che avete paura Ambe. di di sbagliare eh, i problemi veri ieri sono cominciati non quando il Taranto era basso, ma quando ha alzato il pressing e noi ci siamo rifugiati nei passaggi facili. Dobbiamo rischiare di più la giocata. Carmine Grasso, prossimo anno Serie B con Avelino, Benevento e Salernitana, e quindi mette diciamo una tra l'avellino e il Benevento, vince il campionato e l'altra i playoff. Del gol di Varela non ci interessa, vogliamo gli assist, dicono Nacio. Come scrissi, quando si doveva reintegrare Casarini bisognava tenere fuori il lista russo proprio per non rischiare un rientro prematuro. Poi Paolo Capozzo, la Casertana ha raddoppiato, andate a vedere Curcio da dove ha segnato, spettatori a Caserta 50-60. Il problema è che i nostri calciatori soffrono le pressioni della piazza, vedi Murano, poi Forza Casertana, ci scrive Cupid Player, vai. Marco poi commenta anche il momento della Casertana, una Casertana che non si ferma in un momento magico, ma l'Avellino, come già detto, sarà ospite del Crotone, ne parliamo tra pochissimo nella terza parte di Contatto Sport. Natale da Tufano, per i doni noi ci andiamo. Da Euronics Tufano sotto con i regali. Samsung TV Crystal UHD 50 pollici a 379 euro. Lavatrice iSense motore inverter di ultima generazione. 8 kg classe A a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi dopo Pasqua. Da Euronics Tufano sotto con i regali. Euronics, un mondo più avanti. Stili per tenopeo. Ad Avellino alla maestria del pizzaiolo Marco Tango. Lasciati conquistare dall'impasto napoletano leggero ad alta digeribilità con farina di germe di grano. Le sapienti mani del pluripremiato pizzaiolo Marco Tango disegnano pizze classiche e gourmet con prodotti esclusivi della tradizione culinaria campana, come il pomodoro San Marzano d'App e il fior di latte di Agerola. Il sapore autentico di Napoli, ad Avellino, nel cuore pulsante del capoluogo, a pochi passi dal supermercato Sole 365. Goditi il piacere della nostra pizza! Senza preoccuparti del parcheggio, ampio spazio gratuito proprio di fronte a noi. Per i tuoi eventi, ceni aziendali e compleanni, scegli stile partenopeo, il gusto che unisce e lascia il segno. Per te che invece preferisci gustare le nostre prelibatezze a casa tua, offriamo un delivery gratuito in tutto il centro di Avellino. Paga in contanti o con carta comodamente da casa. Stile partenopeo, dove il gusto diventa arte. Signori, questo è solo un assaggio. E non aggiungo altro, vi aspetto in pizzeria. Stile partenopeo, via San Pompilio Pirrotti, 12 Avellino. Prima donna. Ad Avellino in via Dante 3941 e centro commerciale Il Carro, Mirabella e Clano. Il caffè. Un momento di calma. Per sospendere il tempo. Un rifugio caldo e tranquillo. Per assaporare ogni attimo. In ogni tazza. In ogni sorso. C'è un'emozione da gustare, da condividere, per rendere speciali anche i momenti più comuni. Da sempre ci impegniamo per portare il gusto autentico del caffè nei tuoi momenti speciali. L'emporio del caffè oltre ogni tua aspettativa. Eccoci ben ritrovati a Contatto Sport e allora il nostro parterre anche a microfoni spenti è difficile tenerlo a, a, freno, a freno perché c'è già la trasferta di, di Crotone, Vincenzo che incombe perché di solito si gioca la domenica e già la settimana è corta e quindi c'è voglia anche di, di riscatto. E allora. Al Natale alle porte mi fornisci un grandissimo assist alla varela praticamente esatto. perché il titolo della parte terza di Contatto Sport è proprio questo qua, guardate. Scartocciamo il crotone, chiaramente tedeschi che c'è, ti vedo abbastanza deluso da questo titolo. Ma speriamo che non è opera tua. Certamente che, che, che non è opera mia, no, beh, a parte gli scherzi. Il Natale alle porte, il direttore Perinetti disse qualche tempo fa, regaliamoci un bel Natale, quindi sotto l'albero speriamo di trovare i tre punti per quella che è l'ultima gara del 2023 e l'ultima gara del girone di andata. Nasciò non, non sappiamo se ci sarai, probabilmente no, l'hai detto prima. Però l'Avellino deve scartocciare questo regalo, o almeno ci deve provare. Una trasferta molto difficile perché è un Crotone in grande ripresa. Tra poco vediamo 10 no? partite le ultime 10, 6 vittorie e 4 pareggi. L'ultima, il 3-0, in caso del Monopoli, quindi non sarà facile. No, sicuramente, come dite voi, sarà una bellissima partita e sarà una bella opportunità per dare un, un buon segnale di. Di finire, di finire bene, poi ti giochi un girone di ritorno con un morale più alto, diciamo, vincendo a Crotone. Avresti voluto esserci, queste sono le partite che piacciono a te, no? Questi big match, sono so, belle partite. Sì, dai, e... mi spiace quello che parlavi te prima che non ci sarà pure il tifo con la Juve Stavia e. Pure quando i tifosi non sono andati a Catania, cioè sono so, so partite di, di un altro livello, di, di, di altri tipi di categoria che secondo me devono essere aperte a tutto per tutto. Perché cioè, sicuramente noi anche in testa, inconscientemente, ti prepari anche giochi col crotone, giochi col Catania. Sono so partite di, di, alta, mm. di alta qualità. E al, quindi dispiace che sia sempre problemi per questo tipo di partite però insomma a Catania non c'erano i tifosi è andata non, sì, male. non è scusa, male dopo 75 posso anni posso dirlo questa eh. cosa io in tanti anni che meraviglia vedere la squadra sotto quello spicchio vuoto per dire per noi voi ci siete veramente fu meravigliosa sono di vecchio pelo insomma di pelo lungo sullo stomaco mi sono insomma un po' commosso eh, francamente a vedere quella cosa però dobbiamo dire che è una squadra che mh, io Vito molto affiatata, no, Vincenzo con, con il popolo bianco-verde già dall'inizio. Eh, si è vista questa questa chimica. Poi chiaramente i risultati arrivavano, eh, devo dire, sì. si è creato un bel, un bel rapporto fino a, fino a fino ad oggi. Speriamo che possa eh, migliorare sempre di più. Però, Enzo scartocciamo questo crotone. Sei, ti sei dichiarato fiducioso, chiaramente perché i numeri ci dicono questo. Continua a sostenerlo. Scartiamo questo di regalo di Natale assolutamente che la squadra possa fare un gran bel regalo di Natale a noi e alla società, tranne che, come tu sai, bisogna supplicarsi. Poi la società deve fare un regalo ai calciatori e soprattutto ai tifosi. Facciamo un paio di acquisti, ma almeno tre di quelli buoni. Per cui, come si dice, la stella dice una cosa molto bella: vincere aiuta a vincere. Ed è vero, questa cosa è importante assolutamente. Questo eventualmente risultato positivo eventualmente, a, a Crotone, dove ripeto, mi sento abbastanza fiducioso di questa cosa, e non per un fatto di appartenenza all'Avelino Calcio, è semplicemente perché secondo me l'analizzo in questo senso, ha meno responsabilità l'Avelino per cui può dare il meglio di se stessi. E una settimana, come diceva Varela, sono partite così come il Benevento che si preparano da sole ovviamente, te la giochi perché lì siamo ai quartieri alti della classifica. Eh, le punte sono importanti, e buone e forti e per il resto non è affatto una squadra trascendentale il Crotone, francamente. Reparto offensivo sì, però per il resto non mi pare chissà che assolutamente. È nelle nostre corde andare a scartare il regalo di Natale lì e, e ci auguriamo veramente di fare un bel Natale. Antonio e... Una storia strana quella del, del Crotone, praticamente esonerato Zauli dopo un avvio mh, sì. veramente eh, brutto del, del Crotone che in tanti no, gli addetti ai lavori annoveravano tra le candidate alla vittoria finale del campionato. Cosa succede? Che eh, Zauli viene salvato dalla squadra che ci mette la faccia, da lì, da quel 16 Uffio, di ottobre sì. praticamente, 10 partite, 6 vittorie e 4 pareggi, di cui il pareggio con la Juve Stabia capolista. E voglio dire, risultati importanti, prestazioni importanti. Con un Tumminello in più. Quello quello è. <ride> soprattutto la squadra ha fatto quadrato, come hai detto tu, attorno all'allenatore. Ricordo ancora quella conferenza stampa in cui c'era il direttore generale, In cui parlava di, della squadra che si era quasi ammutinata per salva, salvare Zauli. Ha trovato, soprattutto in Tumminello, un attaccante che negli ultimi anni è stato sfortunatissimo: infortuni, crociate e tutto quanto. È una squadra che comunque è ostica da affrontare, che comunque è sempre il Crotone, è sempre una squadra così. Tu facevi appello alla partita con la Juve Stabia? Beh, quella partita con la Juve Stabia mi ricordo soltanto un arbitraggio un pochino particolare che è meglio eh, sorvolare perché un gol regolare annullato eh, forse cambiava qualcosina lì davanti. Affrontiamo comunque una squadra che è una bestia nera sotto certi punti di vista, ci porta alla mente quello stato di ricordi belli, qualcuno già ha rimembrato quando ha visto il calendario, qualcosina, però non lo diciamo eh. per essere scaramantici, però uh, ovviamente sarà una squadra dura, ostica, è una squadra che arriva soprattutto come hai detto tu, dieci risultati utili consecutivi, eh, fondamentalmente l'Avelino deve avere la fame di affrontare un crotone, soprattutto per tornare a casa con, con tre punti e regalarsi un Natale... Eh, migliore per poi proiettarsi al meglio su quello che sarà a gennaio, sia il mercato che il girone di ritorno perché fondamentalmente il girone di ritorno lo possiamo dire tranquillamente è un campionato che parte da capo, le squadre si rinforzano Tutte. chi rivoluziona per esempio il Benevento ha già detto che rivoluziona la squadra il Vigorito già non è contento e chiaramente eh, ti troverai squadre forti, rinforzate e squadre forse deboli però poi rivoluzione bisogna capire che effetto porta oh, chiaro che il Benevento ha, dei, ha tanti calciatori scontenti, alcuni sì, dovevano. essere. 33 giocatori in organico. Guarda, 33. Guarda, la storia ce lo insegna. Quando hai una squadra con tanti nomi, retrocedi, devi fare piazza pulita, perché se questi non hanno mantenuto la categoria perché la pancia è piena, pensa un po' a scendere di categoria. Quante volte abbiamo visto anche ad Avellino questo. Ma anche perché per io, cui io non, non ho mai assistirò... dato grosso credito al Benevento, mm -hmm. così come al Crotone. È proprio per i nomi ma è ben diverso anche Avellino ha i nomi ma poi se non corri vedi Francavilla viene detta legge Vincenzo togliti dalla mente quei 15.000 all'uscita no? no. del, del 2003 eh, cosa temi di questa, di questa partita e soprattutto cosa vorresti vedere nell'11, no? nel probabile 11, nell'atteggiamento della di questa partita alla decisione del Goss da tifoso ho paura che questa trasferta possa essere vietata quindi come tifoso mi auguro che ci faranno andare a Crotone perché non ti nascondo che con il gruppo tifosi già siamo settimane che ci stiamo organizzando per Crotone un nove posti già bloccato e tutti i preparativi di questa trasferta che passeremo comunque la nottata in viaggio di ritorno quindi sarà la vigilia di natale in viaggio non fa niente perché uno per amore della maglia lo fa senza peso cioè io che meraviglia eh, io mi che... accollo eh, per esempio il comando del 9 posti lo guiderò io non mi farò il problema di guidarlo per 4 e ottobre e per quanto riguarda la la più pure eh. Eh, <ride> Quindi questa è la prima cosa che temo, quindi speriamo che il GOS possa decidere a favore nostro, diciamo così. Per quanto riguarda il campo, beh, speriamo di vedere uno spirito diverso, magari un po' più di finalizzazione perché, come dicevo prima, noi le palle le abbiamo a volte in aria, ma ci manca a volte quella cattiveria di dire tiro. Invece viene fatta quell'azione un po' più prolungata pure in area di rigore, questa è una cosa che è noto da diverso tempo. Quindi ci auguriamo una partita molto più cattiva. Come Benevento mettere la firma, nel senso che se so che il risultato finale è quello là, ovviamente ci metto la firma. Però a Benevento fu una sofferenza il secondo tempo. Anche se comunque diciamo azione alla mano: il Benevento ha fatto tre tiri. In porto perché io sento i tifosi del Benevento molto diciamo cattivi nei nostri confronti a dire noi abbiamo stradominato e poi avete fatto, ha detto un pure solo, Capuano però lì <ride> c'è un pallone attraverso e un salvataggio sulla linea e non è proprio eh sì. poco poco eh, sì so. vabbè però solo quello il resto è stato un benevento che attaccava 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 però non è che ci ha creato poi più di 3-4 problemi diciamo così di tiri in porta e quindi speriamo che non dobbiamo vedere diciamo, una partita simile a Crotone, speriamo che ce la giochiamo a viso aperto, magari sfruttando, perché no, qualche contropiede, perché Crotone sicuramente farà la partita. Questo certo. è poco ma sicuro in casa, anche se l'ho vista con la US abbia, vedi tutta la partita Crotone-US abbia, diciamo non mi ha entusiasmato il Crotone. Certo. Nacio, no, da, da calciatore no? quando eh, ci sono queste situazioni, ovvero una squadra che salva l'allenatore, e poi per 10 partite non perde mai. Adesso il crotone, praticamente aggiorneremo la classifica, ma era è, è terzo, no? scatta qualcosa, bisogna temerlo. Questo crotone anche per il primo posto secondo te? No, sicuramente quello che esci te è un po', un po così, pure quello che dice, diceva prima Enzo è tutto mentale. È... Quindi sono so episodi che o ti danno qualcosa in più o ti tolgono qualcosa in più, sicuramente a loro gli ha, ha dato un po', un po di, di fiducia. Eh, però io punto tutto su di noi. Bene, bene. Sì. Anche perché vedi, otto ore di viaggio, una notte eh. fuori, ti ho visto sorridere quando sì. Vincenzo raccontava la, la, la probabile avventura dei tifosi. Quello. Quello che diceva Enzo pure è pure vero. Cioè sono due squadre che giocheranno. Eh, non è che devi per fare per forza la partita, la farà pure il crotone. Eh? Quindi no, non ti aspetteranno dietro, e quindi te la, te la giochi. E speriamo. Ci che... saranno più spazi, però. però esatto. Sì, sì, esatto. Più spazi per Lorenzo Sgarbi, ti chiedo, a questo punto facciamolo una probabile sì, formazione. Ma credo proprio di sì, come fai a farne a meno? Lo farei giocare un po' più avanti rispetto a tutta la fascia, eh, perché la potrebbe anche fare la fa, ma non ovviamente con la stessa intensità per tutta la partita. Vabbè, con chi lo schiereresti in coppia davanti? Con Gori. con Gori, attualmente con Gori. Sono giocatori tecnici, rapidi, veloci, ah! ma potrei anche giocare con tutti e tre, però un po' più avanzato. Uh, Scarpi leggermente più avanzato. non necessariamente con, con compiti di copertura a tutta fascia, perché poi 20 anni, 21, voglia di giocare, è stato fermo una settimana per cui è riposato anche, però comunque tosta è fartela tutta. L'hai visto fascia. un po', Antonio? L'hai visto un po' condizionato dall'infortunio alla mano nelle ultime uscite. È chiaro che non è facile giocare, eh, insomma, eh, con. con... Ovviamente la vista a diciamo, come era condizionato. Perché giocare con un tutore, è onestamente no. di... hai paura di farti male di nuovo, quindi ci sta. È chiaro che l'hai visto in Coppa, in Coppa Italia. Voleva spaccare il punto soprattutto dopo quella Che pazienza, tra poco <ride> lo strattonale. Sì, assolutamente sì, perché. Quella ammunizione non serviva proprio contro il Benevento, però eh, è arrivata. Ha avuto l'occasione anche di, di riposare un po'. È chiaro che comunque diciamo del tutore, il tutore ti ha condizionato, perché l'abbiamo visto tranquillamente contro il Picerno, un giocatore che si tirava indietro, soprattutto su quel campo, che probabilmente era meglio per il pattinaggio che per una partita di calcio. Però fondamentalmente ti arriva un ritorno in campo contro una squadra che comunque ti lascia. Poi tu devi sapere che quando hai la mano rotta. E il contraccolpo appunto di qualsiasi anche nella corsa ti viene menomato perché tu ti risponde il dolore sempre lì per cui tu non sei libero di poter fare tutti i movimenti che pensi o, o intuisci eh, perché poi c'è il contraccolpo del dolore per cui effettivamente era menomato ragazzo speriamo che sia tutto passato eh? poi se ci metti magari un avversario esperto che eh, ti, punta ti, la, colpisce la, lì. ti punta la, la situazione no, cioè, tu te l'aspettavi così Lorenzo Sgarbi dal ritiro di, di Palena è un ragazzo che è arrivato in punta di piedi poi praticamente è esploso lui c'è una qualità che è molto tranquillo molto umile e, e va, va a 2000 quindi è stato bravo a sapersi guadagnare piano piano il suo posto, il suo posticino mi sa che prima non aveva mai entrato finché è arrivato pazienza, quindi è stato bravo a lavorarci, a, a stare pronto e oggi è imprescindibile penso. E se sta bene penso che, che fa la differenza in questa categoria lui ha sì. strapotere fisico eh. sì. lui viene da altri sport dove atletica leggera, le scuole media, era campione italiano quando parte in progressione è terribile eh. questo. per questo ti devo la fascia però a di farlo comunque ti stanchi lo eh. vuoi sfidare eh, con lo tedeschi a Lorenzo Sgarbi una, una Sì, a playstation a parte gli scherzi comunque un giocatore che già mh, a Palena, già nel ritiro di Palena si vedeva che era uh, al di sopra delle aspettative mh, onestamente Uh, già nelle prime amichevole, chiaro, il calcio d'agosto tutto quello, però fondamentalmente già che il Napoli te lo lascia impresso e non secco. te lo dà a titolo definitivo un motivo ci sarà perché fondamentalmente uh, essere convocato anche in Youth League da, dalla prima squadra del Napoli, un segnale c'è Vincenzo ab abbozziamo una probabile formazione per Crotone perché voglio capire poi a centrocampo se confermi il, il trio o cambi qualcosa dai Difesa? Allora, difesa, come dicevo prima, mi farebbe piacere rivedere Benedetti come braccetto di destra, rigione centrale, Cionec braccetto di sinistra, avanzerei cancellotti come esterno di destra, tito ovviamente sull'esterno di sinistra. e Spenderei una nota su D'Angelo. Lo so pian piano sto vedendo che D'Angelo sta tornando ai suoi ritmi. Diciamo che lei ci ha abituato prima che se ne andasse. Uh, due anni fa con Braglia, con braglia. esatto, quindi sto, sto rivedendo D'Angelo salire su di tono abbastanza uh, volentieri. Quindi D'Angelo per adesso inamovibile a centrocampo mm, farei rifiatare Palmiero, mm, non so se è un problema mentale o barra fisico. Quindi metterei Casarini o uh, farei giocare Pezzella e poi um, diciamo una chance Dall'Oglio in questa partita la darei perché. Se Dall'Oglio inizia a calciare come sa, punizioni, calci d'angolo, questa è una partita che puoi sbloccare anche così. Anche perché fa... in coppa è stato tra i migliori in Coppa sì, Italia. Sì, no? appunto io confido ancora in, in Jacopo. E poi in attacco, eh, diciamo, Sgarbi deve, non deve giocare come esterno d'attacco, quindi deve giocare o come seconda punto o a fianco a uno tra Gori e Padirno. Marconi io confido che possa entrare e fare bene, ci, ci, ci credo ancora in Marconi, speriamo. Enzo vorrei capire invece il tuo centrocampo, ho, ho capito qual è la tua opinione sulle caratteristiche dei centrocampisti, però bisognerà fare una formazione, voglio capire a chi dai una chance tu lì in mezzo. Francamente io credo che uno valga l'altro in questo momento il centrocampo ad Avellino, ripeto, credo che siano tutti nella stessa condizione, non straordinaria ma quella è. Eh, io veramente darei una chance a Pezzella, non l'ho visto male, ho visto un ragazzo dotato di una buona tecnica e anche di una buona corsa, per cui veramente proverei a farlo giocare. Poi per il resto, Casarini non credo. D'Angelo ha iniziato bene i primi minuti. La partita di ieri, poi, poi niente, è rimasto a Burso come spesso fa. Eh, però insomma, magari mettendolo sulla corsa. Lui si accentra molto e talvolta si decentra, ma sempre in attacco. Io capisco che lui ha degli ottimi inserimenti. Ha lasciato uno straordinario ricordo prima della G Emilia con 9-10 gol. Mi pare, ho capito, ma non sempre le annate sono così. Il centrocampista fa il centrocampista. Io lo vedo spesso che si vuole inserire per realizzare gol. Capisco il ragazzo, però. Insomma, per cui eh, adeguatamente disciplinato farei giocare anche D'Angelo. E poi il terzo è Armellino. Armellino dando compiti da regista, da regista basso, andando un po' più incontro alla difesa quando fa circolare palla che non sanno cosa fare e cercare poi di innescare un po' con lì in avanti. Ripeto, Gori e sicuramente Sgarbi. Antonio, ti volevo fare una domanda su, su Casarini perché qui andiamo un po' tutti a folate. Diciamo, no? quando, quando non c'era, mancava Casarini quando è stato reintegrato e viva Casarini, perché tra l'altro poi ha meritato sul campo no? perché c'erano delle ottime prestazioni, è uscito forse un po' dai, dai radar nelle ultime partite, secondo te sta pagando cosa? Uh, la mancata preparazione totale diciamo con la squadra, qualche prestazione sottotono o insomma la crescita di, di qualcun altro? Probabilmente sta pagando anche l'inizio di stagione che non ha avuto modo di avere la giusta chimica con il gruppo perché fondamentalmente si è allenato dopo, è arrivato dopo. Però è chiaro che è un giocatore che pazienza fin dal suo arrivo, ha, mi ricordo l'ha battuta in conferenza stampa, sta meglio ora che nemmeno quando giocava con me, quindi ti fa capire tanto, però fondamentalmente eh, a centrocampo ha trovato poco spazio, è chiaro che è andato scemando, è andato un pochino a scendere anche a livello fisico. Torniamo sul discorso della condizione fisica, ha bisogno di trovare la giusta benzina nelle gambe, però è un giocatore che comunque fa la differenza, è un giocatore che in Serie C è quando sta bene è un lusso. E allora, noi siamo giunti in chiusura di questa terza parte e quindi dobbiamo salutare eh, Nacho Varela. Nacho, sei libero da, no. da contatto sport, però come di consueto ci salutiamo con un messaggio mm -hmm. ai tifosi, no? un messaggio a cuore aperto, definisco io, alla, al popolo bianco-verde, insomma quello che ti senti di dire ai tifosi. No, prima vi ringrazio a voi per l'invito, è stato... Molto bello poter parlare con voi eh, sono uno che ascolta molto quindi mi piace siamo competenti eh, <ride> sì, 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 sì. infatti vi do ragione in tante cose eh, mi piace mi piace ascoltare niente ai tifosi ringraziare eh, come vivete questa piazza che è davvero speciale eh, soffriamo come soffrite voi perché come parte una mezza sconfitta sicuramente anche per noi pareggiare in casa no, non è bellissimo e, e niente spero di, di stare qui e di fare bene qui perché ci tengo perché mi piace perché come ti ho detto eh, per ora mi sembra tutto bellissimo anche quando giochiamo al partegno. e quindi niente spero di che la velina vada bene sicuramente sarò contentissimo. Perfetto, grazie mille. grazie posso mille. Posso dire una cosa rapidissimo? Rapidissimo, se, fai... se ti è piaciuto stare qui, noi siamo contenti di averti qui, vuol dire che ti rinviteremo ancora, ma <ride> sempre dopo aver fatto un gol. <ride> va bene, io. Per cui dipende tutto da te se vuoi venire. <ride> va, va bene, va bene. Con la dedica a Enzo Pecorelli in caso di, eh, di beh, gol va. in tribunale. No, da e la maglia al primo gol sicura è eh, dimenticare banda. perché sono stato un facile profeta, eh. visto? Vedi, è andata bene anche per te. Grazie, grazie mille ancora a Nacho Varela, grazie per essere stato con noi. Noi ci fermiamo, ci ritroviamo per l'ultimissima parte di Contatto Sport, dove parleremo delle altre sono finite le gare sugli altri campi e le analizziamo insieme tra poco. È Natale da Tufano, per i doni noi ci andiamo. Da Euronics Tufano sotto con i regali. Samsung TV Crystal UHD 50 pollici a 379 euro. Lavatrice iSense motore inverter di ultima generazione. 8 kg classe A a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi dopo Pasqua. Da Euronics Tufano sotto con i regali. Euronics, un mondo più avanti. Questo Natale trasforma la tua casa in un rifugio di eleganza con Ruggiero Home. Dalla tavola all'atmosfera, godi della classe di Fad Maison. Soggetti natalizi romantici come angeli e alberi in diverse misure e colorazioni, i bellissimi schiaccianoci in tonalità vibranti, abeti in porcellana con led per un tocco magico e candelieri in vetro colorato per una tavola unica. Inebri alla tua casa con le essenze di Locher Bear Milano e sorprendi i tuoi cari con le idee regalo di Cantine i Favati. Confezioni bio e taglieri utilizzabili anche in microonde e forno. Completa il tuo ambiente con composizioni floreali e vasi di Adriani e Rossi e Present Time. Per questo Natale scegli Ruggiero Home dove stile e tradizione si fondono per creare un'esperienza unica. Vieni a trovarci a Cesinali, in provincia di Avellino, poco distante dall'uscita autostradale Salerno-Avellino, www.ruggierohom.it. Stile ad Avellino alla maestria del pizzaiolo Marco Tango. Lasciati conquistare dall'impasto napoletano leggero ad alta digeribilità con farina di germe di grano. Le sapienti mani del pluripremiato pizzaiolo Marco Tango disegnano pizze classiche e gourmet con prodotti esclusivi della tradizione culinaria campana, come il pomodoro San Marciano d'App e il fior di latte di Agerola. Il sapore autentico di Napoli, ad Avellino. Nel cuore pulsante del capoluogo, a pochi passi dal supermercato Sole 365. Goditi il piacere della nostra pizza! Senza preoccuparti del parcheggio, ampio spazio gratuito proprio di fronte a noi. Per i tuoi eventi, ceni aziendali e compleanni, scegli Stile Partenopeo, il gusto che unisce e lascia il segno. Per te che invece preferisci gustare le nostre prelibatezze a casa tua, offriamo un delivery gratuito in tutto il centro di Avellino. Paga in contanti o con carta comodamente da casa. Stile Partenopeo, dove il gusto diventa arte. Signori, questo è solo un assaggio. E non aggiungo altro, vi aspetto in pizzeria. Stile Partenopeo, Via San Pompilio Pirratti, 12 Avellino. Un grazie di cuore a tutti i nostri clienti per averci scelto. La qualità dei nostri prodotti e la professionalità e gentilezza dei nostri arredatori hanno sicuramente fatto la differenza, insieme all'amore e alla passione che mettiamo ogni giorno per il nostro lavoro. La famiglia Dotolo, insieme ai suoi collaboratori, augurano a tutti un futuro migliore. Buone feste. Eccoci qua, ultima parte di Contatto Sport. Abbiamo salutato Nacio Varela, restano Enzo Pecorelli, Antonio Tedeschi e Vincenzo Zullo. Abbiamo detto insomma sulla trasferta di Crotone, eh, siamo fiduciosi perché Lavellino ci ha abituati bene in trasferta. Abbiamo abbozzato una probabile formazione, gli uomini sono quelli. Ritorna Sgarbi, pazienza, ha abbondanza. Al di là di ehm, Varela. E Russo, bisogna valutare Erasmo Moulet, che però insomma, ci ha rassicurato ieri in tribuna stampa, nulla di particolare, però potrebbe essere convocato. E allora parliamo anche delle altre, perché andiamo a leggere i risultati che sono maturati sugli altri campi. La Casertana vince 3 a 1 sul Giuliano, quindi continua il magic moment della Casertana, assegno Montalto, assegno Curcio, assegno Tavernelli, I sempre, classici. i classici, sempre. Quelli sono il Sorrento e Spugna. Il Massimino clamoroso al Cibali con un gol dell'ex Avellino Alberto De Francesco nel primo tempo. Il Cerignola batte 2-0 il Foggia con la doppietta di Bomber Malcore. Il Latina pareggia 0-0 con il Benevento. Io adesso non lo so se vogliamo partire. Prima del titolo voglio proprio parlare di, di questo brevemente con voi. E secondo voi rischia adesso Andreoletti? Al di là del fatto che il Latina è campo per tutti, però il Benevento insomma il trend non è dei migliori. Io te l'ho detto, eh, corrono sì. come matti assolutamente la partita. Non l'ho vista perché ero qui con voi. sono <ride> insospettabile, ero contemporaneo con voi. Per cui, non l'abbiamo vista la partita 0-0. Naturalmente, ci aspetta un po' di più dal Benevento. E non credo che rischi Andreoletti, eh, perché un pareggio alla Tina ci può stare. Credo che dalla prossima partita in poi possa insomma vedersi. Anche perché se vuoi fare un cambio ti conviene farlo adesso, eh. perché dopo hai le feste natalizie, ci sono i famosi richiami fisici, per cui se devi iniziare con un nuovo allenatore ti conviene iniziare adesso. Però veramente nelle ultime sei, Antonio, una sola vittoria, tre sconfitte e due pareggi, eh? Chiaro che comunque sei molto lontano dagli obiettivi a cui puntavi. Ha scommesso su un allenatore giovane, uno di più giovani della categoria, 34 anni se non vado. Giocava eh. con Marconi, penso un po'. Il nostro centravanti. Tra l'altro la portiere Andrea Lettes non mi segue. Sì, non lo so, ma giocavano insieme. ma Probabilmente il Benevento qualche cosa farà, perché chiaramente dopo la sconfitta con l'Avellino lo stesso Vigorito ha tenuto sotto torchio sia Carli eh, che lo stesso allenatore. È chiaro che comunque dalla prossima bisognerà fare delle valutazioni. A meno che non le, valo, non le fai già questa notte, che Vigorito è scontento, soprattutto per i soldi che sta spendendo, perché sono veramente, veramente tanti, anche perché ci sono giocatori, onestamente, che sono lì soltanto per prendere il bonifico a fine mese. Però posso e dire una cosa: per oppure. uno che ha, fatto, che ha portato il Benevento in Serie A, quindi un minimo di competenza la deve avere, ci troviamo, non può non sapere che. Trattenendo determinati calciatori in Serie C, dove è un campionato di umiltà e di corsa, di sacrificio, non puoi non sapere che fai fatica perché se Teglio è già con la testa al Suttirol in estate, se in Prota è già con la testa alla Feralpi, prendi ma, Marotta. che per, oh, però, ma, ma hai visto Dia nella Salernitana? Sì. Voleva andare via, l'hanno trattenuto, Dia non ha fatto gol e non gioca, la segretaria si trova lì sì, no, per dire, assolutamente, eh. bisogna anche sapere capire certe cose non era difficile eh, adesso passo io alla cassa non era difficile presumere che il Benevento non facesse chissà che troppa gente con la pancia piena è un fatto normale, che hanno fatto la storia anche e Ciciretti, e Ciano gente che hanno fatto già però è chiaro che ci sono dei giocatori che guadagnano delle cifre No. Assurde, per mm. la, per non la la facciamo fatta. il nome, c'è un giocatore a Benemente che guadagnava 370.000 euro. In Serie C 370.000 euro non le prende quasi nessuno. Ma anche da Avellino non credere che siano molto bassi di alcuni ingaggi. Ah no, certo, sicuramente. Però è chiaro è che comunque un giocatore dico. se deve andare via con 370.000 euro chi lo prende? Nessuno. Dove lo piazzi? A gennaio. Ma allora c'è quest'ultima parte di Contatto Sport dedicata, poi andiamo anche da Vincenzo Zulo dedicata alle altre. Abbiamo già cominciato l'antipasso con il Benevento, ma andiamo a vedere anche qual è il titolo di questa ultimissima parte di Contatto Sport. Giro di boa tra sorprese e delusioni, i tedeschi ci siamo tenuti sul basic, no? molto easy, eh, vedi, è tardi i tedeschi per tutti, anche per me. Vincenzo Zullo, allora, tra sorprese e delusioni sicuramente, poi abbiamo preparato anche una grafichina che andremo a vedere tra poco, vince la Juve Stabia 2-0 contro la Virtus Francavilla ti amma, fa miracoli da terra, poi fanno il 2-0, un po' come, come va nelle ultime partite. Il Picerno pareggia contro un ottimo brindisi dal cambio di allenatore che è arrivato a Roselli, vince la Casertana 3-1 e le prime tre della classe sono sempre le stesse. Sì, è quello che notavo che per la prima volta la VSAB riesce a vincere con un margine diverso. perché... Alcune partite per curiosità le ho viste e erano molto dipendenti da Tiam e Bellic. E per una volta sono usciti da questo schema perché molte partite loro le vincevano 1-0 oppure 0-0. Erano state salvate diverse volte da Tiam, e quindi ho attribuito molte volte diciamo, questa cosa alla fortuna. È una squadra che corre, la USA, per carità, non ha nomi eccellenti però a gennaio bisogna vedere se questo entusiasmo regge oppure magari al primo passo falso possa cedere questa, questa armata, questa forza. Enzo, ma... regge, eh, sicuramente. Bisogna vedere se gli altri fanno qualcosa affinché li possa bloccare, A proposito degli altri, perché siccome della Juve Stabia se ne parla praticamente tutte le settimane, regge o non regge... E regge quando capita più la Juve Stabia questo campionato? Esatto. A proposito degli altri, c'è una casertana che stasera che, con la vittoria vola al secondo posto, a pari punti con il Picerno, quota 34. Perde ma mai, vince sempre. Una casertana strepitosa. No? Vince sempre. Io lo dicevo prima, tacchini chiusi a telecamere spente. La casertana paradossalmente nella sfortuna è stata fortunata. La sfortuna di non aver potuto fare un calcio mercato normale, perché ripescato all'ultimo momento, però... Proprio per la stessa casertana una deroga di una settimana dove ha potuto prendere il meglio senza nessun tipo di concorrenza e soprattutto pescare giocatori di categoria superiore dove sapevano che non avrebbero giocato nella propria squadra d'origine di appartenenza e quindi poi dopo si sono riciclati a caserta tipo lo stesso Curcio o anche Montalto, Montalto. che erano comunque anche obiettivi dell'Avellino eh. però c'erano tutti addosso Curcio Loro volevano molto vicino loro volevano comunque giocarsi la categoria superiore la carta categoria adesso visto che non avrebbero quindi la casettana è così, evidentemente sono anche bravi ad aver saputo programmare, insomma è, è anche lì. C'è tanto entusiasmo, dalla D arrivi hai dei bei calciatori, i risultati arrivano, siamo stati fortunati che li abbiamo beccati noi della in un momento no, sì. l'ultima partita setta. prima sì. del boom, poi il boom, ma lo diceva però anche eh, sì. che non è l'ultimo arrivato, noi non stiamo ancora bene fisicamente, sono partiti tardi per il ritiro, però appena... Eh, Ogni tre giorni giocavano? Sì, tra l'altro. Appena carbureremo diremo la nostra Ed è andata così I nomi ci sono E l'entusiasmo che fa tanto eh. Per quanto riguarda invece il Catania Che perde 0-1 in casa contro il Sorrento Una cura a Lucarelli Che praticamente non c'è mai stata Se non nelle prime due partite Diciamo c'è è stato un effetto effimero, Fin dall'inizio con le prime vittorie Però chiaro tu, tu perdi contro il Sorrento Contro una squadra che onestamente Non dai un nichelino sulla carta Fatta di giovani Fatta di giocatori che comunque hanno l'esperienza, e soprattutto un allenatore come Vincenzo Maiuri che si proiettava dopo tanti anni di D, di eccellenza in Serie C1 e soprattutto ai dei giovani, ne parlavamo prima, c'è un, un certo gaetano Vitale che è un 2001 che fa la differenza, ma soprattutto un Alberto De Francesco che qui ad Avellino viene bistrattato, sta trovando gol a grappoli, sono vado errato forse il quarto e il quinto, non mi ricordo. Che bello, lentissimo da Avellino è uno che venne con i favori dei pronostici, veniva dal regina, mi pare, no? Sì, sì, Che aveva vinto il campionato, aveva oh, tantissime opportunità. Quell'anno era ballottaggio tra De Rose e De Francesco, era l'anno di sì. Di Somma, se non vado errato. Sì. L'anno di Di Somma, sì. Il primo. Il primo, il anno, primo, anno, primo di, anno. di Braglia e sì. Di Somma. Sì, sì gioco tante partite è anche, due anni. però non ha mai lasciato il segno, sembrava molto abulico, svogliato, eh? evidentemente... Sorprese e delusioni, eh, la domanda è banale. Mi sembra. no? Sono che così: se la avesse vinto, stava alla parte sinistra o destra? Se l'Avellino Domenica. avesse vinto con due punti con in più, un, due punti cambiava. Io eh? ti dico: su. Sì, sì ti, ti, voglio essere preciso. Mm. Allora, Lavellino, 33 punti, era al terzo posto, quarto posto, però terzo posto per, eh, per punti. Non proprio tanto, tanto una delusione, ma comunque. Eh, però, ma dobbiamo attenerci, però, alla classifica per eh, <ride> <E> i <di ride> favori dei prologici. Sì. Eh, eh, registriamo un Avelino quinto in classifica a 8 punti dal primato un po, tanto, eh. un po tanto ecco perché voglio mettere ma io sono fiducioso per gennaio calcio mercato sì, eh, se non lo vuoi eh, affrontare lo eh, te lo dico sempre no io ho <ride> aperto il tema del mercato eh, attenzione attenzione è chiaro che eh, mi spiego ma lo sai lo sai benissimo Enzo eh, quando c'è una partita così delicata sì. come quella di, di Crotone noi stiamo esorcizzando Noi, il momento, esatto, eh, sappiamo benissimo momenti. che la Virgilia si sta muovendo adesso sul mercato, Vai, chiaro, ma lo sanno anche i calciatori questo, perché ma poi sì, i procuratori parlano, dire, eh, però è giusto tenere l'attenzione alta sul match di, di Crotone, per, per qualcuno sarà l'ultima partita chiaramente. 4, la vigilia, la vigilia con i contratti. Eh <ride> sì, sì. <ride> C'è qualcuno che sta decidendo, magari anche se andare in B o venire ad Avellino. Insomma, ci sono tante, eh, tante situazioni aperte. E, e la, insomma, l'Avellino però deve prima fare il risultato sul, sul campo del, del Crotone. Ero tentato dal Crotone. Poi il, la vittoria sul Monopoli mi ha fatto evitare di inserirla nelle, nelle delusioni. però voglio dire Benevento e Catania, al di là dell'Avellino ci stanno, eh, no? sì, sicuramente. Eh. Catania sta pagando, Vincenzo proprio, cioè no, sta pagando, sembra proprio una neopromossa, ecco. nonostante la rosa però, Chi? No, il Catania. Catania secondo me, quello che leggevo è che è stato portato in alto sia dai, 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 dai tifosi e sia anche poi dagli addetti stampa come una squadra quasi corazzata, però io già diciamo in pre-campionato dicevo... L'attacco è forte. Sì, sicuramente. Però il resto della squadra non mi sembra costruita proprio per vincere, ha cioè, delle individualità, il Catania ha avuto l'abilità di, tra virgolette, annullare Chiricò, Un giocatore che a fortissimo. Padova è fondamentale. Ma non è Crotone... ne, ma quando gioca anche adesso, quelle partite. È uno che non c'entra niente con questa categoria. Però non riesce e ad essere stato decisivo, stato decisivo stato. a Catania come lo è stato a Padova e come lo è stato a Crotone. Ma era intorno a un altro tipo di squadra. Però Catania togliendo 3-4 elementi. Esatto. Non Va. ha nulla di chi è. Fondamentalmente esatto. esatto. tu hai Di Carmine, hai lo stesso Chiricò, hai la Linette, tutti questi Capito ma però la coppia centrale Silvestri Curato? Sì, è chiaro. Il problema è ma sì, sì, però, però... anche loro erano in centrocampo. Noi vincemmo facile lì perché era, avevano un centrocampo più lento del nostro. Sì. Eh, io l'ho guardata benissimo quella partita eh, lì a Catania, eh, assolutamente, abbiamo vinto tranquillamente lì a Catania, ma proprio tranquillamente, proprio perché giocavano come giocava l'Avellino, solo che l'Avellino furbo l'ha capito e <ride> si è travestito da, 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 da Latina diciamo. Guarda, uno dei primi acquisti che fare il Catania è sicuramente un attaccante, è chiaro perché Sarau andrà al Siracusa, quindi cercherà sì? Sarao. Ah, andrà via. Andrà via a Siracusa. Chi è l'altra punta, di Carmine e Dubicas e De Luca, la Zanzara. Sì, C'era cioè, anche un'altra punta che giocava eh, a Catania molto forte. E un altro esterno di, di Carmine Centrale che ricorda Ah, sì, 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 ma guarda, mi sfugge sinistra, adesso a sinistra, sinistra esatto. l'ex Pordenone. Eh, Oddio! Mi dite il nome? Eh, no, 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 Dubicas non ha... ex pordenone. No, no ce eh, un altro. Ce n'è un altro, un altro in Marsura.

ha fatto già. Invece, per quanto riguarda le, le sorprese della Casertana, abbiamo detto della USB parliamo tanto. Picerno, secondo voi, quante possibilità ha di restare lì? Picerno corre a 3.000 all'ora. Io ho degli amici di Picerno, mi chiamano e mi raccontano che con l'Avellino 2-0 è stato stretto, eh? poteva farne molto di più. e Non si fermano, anche negli spogliatoi. Corrono come matti, in casa e fuori, in casa ancora di più. <ride> in casa soprattutto, in sottolineerei casa più, proprio in casa. Ma corrono veramente come matti, non li prendi, niente di che, eh, di trascendita come cifra tecnica, però, però è una squadra che è compatta, corsa. non credevo. eh. Però se è vero come è vero che a gennaio comincia un altro campionato, se è vero come è vero che il Benevento si... Preparerà la guerra del mercato perché eh, ha le possibilità. Ma con quegli ingaggi dove li va a vendere? Se la eh? fa come il Benevento, se il Catania lo può fare, ma lo escludo dal ragionamento primo posto, però ne parlo per parlarne. Ma si rinforzerà. Le altre tre lì, io non credo che abbiano i mezzi economici per poter poi competere in un mercato però importante. Ma è una cosa straordinaria l'entusiasmo, l'ho detto, questa è la quarta volta mi inflaziono a ripeterlo, però è così. La Juve Stabia non capita più un campionato del genere. Per cui eh, proveranno fino alla fine, non è detto che ce la facciano, però ci proveranno fino alla fine. Non molleranno, non credo. La Casertana pure e eh, il Picerno oramai, insomma, eh, non è più una sorpresa, eh, francamente. Sono tre anni che ve leggi a quei livelli. Però tra le sorprese ti dico che tu vedi Juve, Stabia, Picerno e Casertana, ti dico la Juve, Stabia non è una allenatore giovane che per la prima volta si affacciava nel girone C. Longo comunque sembra una conferma perché comunque sta facendo bene. La Casertana ha un allenatore esperto, navigato, è stato per anni il vice di Zeman sì. e sta facendo gran bene. Fondamentalmente il Picerno sta viaggiando anche perché non ci sono pressioni. Picerno no. è una favola, lo possiamo definire una favola tranquillamente. 2.000 abitanti. Diciamo 2.000 sono i tifosi del Picerno, con un presidente, lo zio d'America, che ogni tanto arriva oh, con forse. quella entrata. Però fondamentalmente stai... Lavorando anche su giocatori scontenti, eh, due tarranti, Ceccarelli e Murano che sembrano messi e nei ai tempi del Barcellona. A ma hanno una squadra intera che gioca per loro. Eh. Questo è il punto. Questo è il punto, Però Vincenzo. Se... Da, 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 tifoso, da tifoso, quanto tra è assurda per te questa classifica. No? Perché non abbiamo fatto altro che parlare delle famose corazzate, eh, ovvero Avellino Benevento Catania. Eh, che foggia c'è cioè, i nomi, eh? A sì. differenza di Juve, Stabia e Picerno, la stanno i nomi, ce li ha la panchina corta, però Ma quelli che sono, giocano, no. i ce giocano. li hanno. Eh? Sì. Curcio, una domenica sì, un'altra no, segna, sì. Montalto non ne parliamo. I nomi ce li ha. Vabbè, eh, per quanto riguarda la, la domanda, cioè ti fa stare sereno il fatto che ci siano Juve, Stabia e Picerno. Guarda, il passato ci ha insegnato una cosa che io ricordo la Turris, fino a due anni fa, per periodi era seconda, terza in classifica e poi ha fatto un calo il ritorno che tra, cioè, per poco non si salvava, faceva assenti playoff. Quindi io mi associo al fatto di dire che a gennaio vedremo effettivamente la forza di, di queste squadre che per adesso sono candidate a salire, che sono sorprese, perché appunto non hanno organici, diciamo, qualitativamente top e quindi si vede poi da gennaio in poi se sono squadre che alla prima difficoltà iniziano a mollare oppure continuano a correre. Pirolino però tu hai detto una cosa molto acuta, sei diventato un brevissimo giornalista. Ti ringrazio. <ride> Lo sei sempre stato. No, hai detto una cosa veramente molto molto seria. Quelle tre squadre che tu hai fatto vedere in grafica sono forse le uniche tre lì davanti che non credo che si rinforzino per un fatto proprio credo di, di, di capacità, di possibilità, mentre le altre sì, l'Avelino di sicuro non li segnerà se deve eh, sì. prendere un paio di calciatori, Benevento altrettanto, se ne ha 33, ne cede tre, ma eh, ne prende altri tre, tanto ne teneva 33 e quelli sono, insomma quindi, eh, ma anche il Catania eh, di sicuro, l'opportunità sì. economica sì. ce l'ha. Il avrà avuto delle garanzie? Lucarelli avrà avuto delle eh beh certo non si muoveva che poi quanto è antipatico a legge che aveva fatto già un campionato con una squadra la Ternana in B sì, poi no, la, la lascia il giorno dopo è va è di un'antipatia unica sarò io un classico vecchione però è così <ride> ma eh, comunque Juve-Stabia Picerno e Casertano non credo che faranno altri investimenti per cui quello è abbiamo veramente 30 secondi prima di ultimare, però vi voglio fare una domanda. Occhio alla domanda, voglio tornare sull'avellino. Una risposta secca a testa dal primo di febbraio. Dal 2 febbraio, quando si chiude il mercato? di. Fine gennaio. Fine gennaio. Vado, diciamo dal primo di febbraio. Ho finta di non saperlo, eh, eh lo sa lo bene. bene. Il mercato non mi interessa, no, a parte gli scherzi. Vedremo secondo voi il vero pazienza? Occhio alla domanda, eh? In che senso? Con un mercato fatto su misura per le richieste di. Michele Pazienza può fare quello che vuole come modulo, come uomini secondo voi vedremo qualcosa di diverso? francamente non credo sai perché? perché per avere il vero pazienza bisogna che tu cedi almeno 6 o 7 calciatori e ne acquisisci altrettanto non credo che sia una cosa fattibilissima io mi accontento di avere due mediani e una punta al posto di Marconi ma due mediani che corrono l'ha detto alla fine eh beh è... Sì, <ride> ma è così, è così <ride> mh, assolutamente e, e, e due, ma non è facile poi comunque collocarlo e due mediani che corrono, basta questo e secondo me cambia molto. Cosa ne pensate voi Antonio e poi Vincenzo? Sì, qualcosa sicuramente si, si vedrà alla lunga ma soprattutto il mio acquisto, tra virgolette, sarà la preparazione, un richiamo di preparazione per questa squadra, aggiunta con qualche elemento di spessore che arrivi dalla Serie B, soprattutto un giocatore che abbia fame, eh, dei giocatori che finalmente corrono e mettono fantasie in mezzo. Bah, sicuramente non mi aspetto alla prima partita utile dopo la chiusa del calciomercato, ha detto il 1 Ross... febbraio. Eh? Sì, vabbè, eh, non mi aspetto appunto dopo questa scadenza il cambiamento. Così che arrivi, però, eh, se si vedrà col passare delle partite sarà un crescendo probabilmente e si vedrà sicuramente la mano di, del Mister. Speriamo perché comunque il calcio è imprevedibile da tifoso è una cosa che dopo tanti 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 anni di battaglie l'abbiamo vista quindi speriamo che ci possa essere questo cambio di, di passo che non sia una cosa momentanea perché abbiamo avuto il nostro periodo top nonostante gli infortuni abbiamo cavalcato quindi speriamo ci possa essere una continuità e che poi a fine anno tiriamo le supp Adesso pensiamo al Crotone, poi chiaramente Prima TV seguirà anche il calciomercato dei lupi passo passo, ma ci sono prima tre punti da conquistare. Conquista invece al momento la palma di migliore in campo di Avellino Taranto, Kikko Patierno al 46%, a 43% arriva Tiago Cionek, 7% per Ricciardi che supera Armellino al 4%, insomma un colpo di coda di... Di Ricciardi, ma Patierno viaggia verso la vittoria finale domani mattina, come di consueto, chiuderemo il nostro contest e vi faremo sapere su Instagram chi è il vincitore di questa puntata. E allora siamo giunti veramente ai saluti finali. Io ringrazio di vero cuore Enzo Pecarelli. Io sono stato, sono stato benissimo con voi stasera, mancavo da tre anni. Prometto che non farò passare altrettanto ecco, tempo. È questo, questo mi fa enormemente piacere. È stato ancora. bene. Grazie, grazie mille. Alenzo Pecorelli, grazie Antonio Tedeschi. Grazie a voi. E grazie a Vincenzo Zullo con il suo nove posti già pronto per partire. Speriamo, Gosso, gos permettendo, <ride> speriamo di poter esserci a Crodon. C'è bisogno di voi, ragazzi. Eh, Assolutamente, so. noi sì. andiamo con piacere, nonostante. Grazie, grazie ancora a tutta la squadra di Prima TV, chiaramente Manuele Angrelli, Vittorio Terranova in regia, Gianluca Cavaliere, Francesco Rinaldi. Finisce qui contatto sport. Grazie a tutti voi per averci seguiti. Buonanotte.